Buongiorno, buon venerdì, eccoci puntualissimi, sono le 12 del 30 settembre insieme in questa nuova diretta per accompagnarvi fino alle 14.30 naturalmente con la cronaca, tutti gli aggiornamenti di cronaca della giornata, ma poi ci sarà spazio per parlare di economia perché da domani in bolletta scattano gli aumenti del 59% per quanto riguarda l'energia elettrica, il rischio era quello di un aumento del 100%, poi grazie all'intervento dell'Authority si è evitato questo, ma comunque si parla di bollette stratosferiche per le famiglie che si troveranno ad affrontare una famiglia media spese raddoppiate di 1.300 euro contro i 630 euro circa di un anno fa. Insomma, una situazione che si fa sempre più pesante sul fronte economico per aziende e famiglie, monta la protesta, vi faremo vedere più tardi anche le immagini proprio della manifestazione di Coldiretti a Milano per protestare contro i rincari che rischiano di mettere in ginocchio un settore strategico fondamentale per la nostra economia, e poi ci sarà lo spazio per il dibattito politico perché sono giorni febbrili per la formazione del nuovo governo, si cerca di accelerare quelli che sono i tempi tecnici istituzionali perché l'Italia ha bisogno di risposte urgenti. Insomma, tutto questo nella nostra diretta, ma come detto in primo piano come sempre c'è la cronaca, e allora torniamo all'omicidio di Mattia Caruso perché dopo giorni di interrogatori e di indagini la fidanzata Valentina Boscaro ha confessato di averlo pugnalato mortalmente mentre era alla guida della sua auto. Dopo quattro giorni è crollata ed ha ammesso tutto ad uccidere Mattia Caruso. Il trentenne di Albignasego è stata la fidanzata Valentina Boscaro, 31enne padovana, mamma di una bimba di 3 anni. Ha confessato davanti ai carabinieri e al pubblico ministero Roberto Piccione. Una svolta nel giallo dell'omicidio del giovane venditore di dolciumi. La ricostruzione che la ragazza aveva fornito agli inquirenti non aveva convinto fin da subito. 4 gli indizi mai rivelati dagli investigatori che hanno portato a sospettare di lei. Il primo, Mattia avrebbe sussurrato poco prima di accasciarsi esanime al suolo a dei passanti giunti per soccorrerlo: è stata lei a colpirmi. Parole che hanno avuto un peso fin da subito e che gettavano una luce sinistra su Valentina Boscaro. Il secondo indizio è legato alla presenza di sangue solo nell'abitacolo della macchina, indice del fatto che l'uomo è stato pugnalato all'interno della vettura e non, come era stato ricostruito dalla ragazza, fuori dal locale Laghi di Sant'Antonio. Il terzo indizio riguarda l'arma del delitto, il coltello serramanico che Caruso teneva sempre nel vano portaoggetti della sua vettura. L'arma è stata ritrovata sporca del suo sangue nella tasca della vittima, con ancora le impronte digitali della donna. L'ultimo indizio che ha fatto propendere per la colpevolezza della fidanzata è che nel parcheggio davanti al locale dove i due avevano passato la serata non c'erano tracce di lotta o di sangue. Messa davanti alle evidenze, la Boscaro ha prima negato per poi crollare raccontando che Mattia quella sera aveva bevuto ed assunto droghe. Avevano litigato all'interno del locale e avevano continuato in macchina. Lui era geloso e l'aveva strattonata. Lei si è ricordata del coltello che lui teneva sempre in macchina e l'ha usato mentre lui era alla guida. Non pensavo andasse a finire così, avrebbe dichiarato la ragazza che ora è agli arresti domiciliari. Una relazione turbolenta, quella tra Valentina e Mattia, finita nel modo peggiore, fatta di litigi furiosi e riappacificazioni. Su Facebook si presentava come una ragazza acqua e sapone, alcuni selfie la immortalano con un cappellino e lo sguardo di traverso. Valentina Boscaro, 31 anni, padovana, è la donna che ha ucciso con un fendente al cuore Mattia Caruso, quello che da 2 anni, nonostante gli alti e bassi, era il suo compagno. I due si conoscevano già da anni quando lei stava insieme al cugino di lui. Dopo molto tempo si sono incontrati di nuovo e si sono piaciuti. Erano due teste calde, dicono gli amici. La loro era una relazione turbolenta, fatta di litigi furiosi che portavano a rotture e dispetti. Poi però facevano la pace e tutto ricominciava, fino all'ultimo litigio, quello davanti ai Laghi Sant'Antonio, in macchina dove lei ha colpito mortalmente Mattia con uno dei coltelli che il trentenne collezionava.
Tra le cause principali di questi litigi, la gelosia di lei che la faceva andare in escandescenza. I genitori di Caruso, forse per questo, non gradivano quella relazione. Prima di incontrare Mattia, un'altra relazione importante da cui è nata una bimba di 3 anni. La rottura con il compagno, che ora vive a Roma con la piccola. Lei, da qualche anno, viveva a Montà e lavorava in un banco d'abbigliamento al mercato, come Mattia, con cui stava progettando di vivere insieme, fino al tragico epilogo di domenica notte. Andiamo adesso a Treviso con la cronaca per l'ennesimo purtroppo incidente sulle strade della Marca. È accaduto ieri sera in strada Ovest, a perdere la vita un papà di 43 anni. Ennesimo incidente mortale ieri sera sulle strade della Marca. Uno schianto tra 2 auto è avvenuto intorno alle 22 in Viale della Repubblica, all'incrocio con Via del Legname. Il bilancio è di un morto e di un ferito. A perdere la vita sul colpo per il forte impatto, Christopher Okodua, un 43enne di origine nigeriana e residente a Villorba. Ferito il conducente dell'altra auto coinvolta, un 53enne di Maserata sul Piave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso medico del SUEM, che non hanno potuto che constatare il decesso del 43enne. L'uomo lascia la moglie di 38 anni e 3 figli di 1, 8 e 10 anni. La strada è rimasta chiusa per 3 ore fino a tardanotte. Gli agenti dell'ufficio infortunistica della polizia locale sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e ordinati gli esami tossicologici per entrambi i conducenti. E schianto nella notte a Torre di Quartesolo, in provincia di Vicenza, un'auto finisce contro un muro di recinzione, ferita una donna. Incidente in nottata lungo via Camisana a Torre di Quartesolo per un'auto finita nel prato di una villa dopo aver abbattuto il muro di recinzione, ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto in collaborazione con il personale sanitario del SUEM la donna, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale. Violano i domiciliari pizzicati dai carabinieri di Valdagno. 38enne da in escandescenza all'interno di un supermercato di Trissino. Ad intervenire i carabinieri di Trissino e di Arzignano, che giunti sul posto dopo una corta opera di dissuasione lo hanno riportato alla calma, convincendolo ad uscire e seguirli in caserma. L'uomo è stato così identificato e gli uomini dell'arma hanno appurato che era già sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Villaverla per numerosi reati compiuti sul territorio provinciale. È stato quindi denunciato in stato di libertà per il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Una seconda denuncia, operata dai militari di Valdagno, ha riguardato un 50enne già sottoposto ad arresti domiciliari presso la propria residenza. L'uomo, nello scorso maggio, era stato infatti colto dai militari dell'arma nell'atto di acquistare cocaina da un conoscente e quindi posto in regime di arresti domiciliari. I militari, nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi, hanno notato il 50enne all'esterno della propria abitazione senza nessuna autorizzazione, intento a parlare con 2 conoscenti. Alla vista dei carabinieri, l'uomo è rientrato in casa ed è stato controllato. Sono stati ripresi dalle telecamere mentre scaricavano un divano in una delle isole ecologiche di Cadoneghe, siamo in provincia di Padova. Il comune diffonde il video per incastrare i furbetti. Non sono pienamente riconoscibili, complice l'ora notturna e la distanza della telecamera, ma un'indicazione arriva chiara dalle immagini riprese in un'isola ecologica di Cadoneghe. Si vedono 2 uomini che, aiutati da un carrello del supermercato, scaricano e abbandonano un divano. A postare il video sui social ci ha pensato il sindaco Marco Schiesaro, che lancia un appello ai suoi concittadini. La polizia locale procederà a visionare le telecamere e ad assumere informazioni. Purtroppo le 2 persone sono andate a piedi. Per questa ragione chiedo ai concittadini che riconoscano questi signori di scrivermi oppure di recarsi al comando. Il sindaco ricorda inoltre che gli ingombranti vanno depositati presso la discarica oppure si deve contattare il numero verde di ETRA per il ritiro. E allora abbiamo parlato in apertura dei rincari della luce, innanzitutto da domani 58% in più in bolletta.
netta, ma all'orizzonte c'è anche un rincaro del prezzo del gas dovuto a quelli che ormai sembrano essere accertati essere dei sabotaggi, 4 a Nord Stream 1 e 2, i gasdotti in questo momento fuori uso, e questo appunto provoca un innalzamento del costo del gas con l'inverno alle porte, e questo potrebbe pesare, già lo sta facendo, per quei territori dove il freddo quando arriva picchia duro, come nella montagna, nel bellunese. Saluto, lo ringrazio per essere con noi, il presidente di Ascom Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni. Grazie presidente. Grazie a voi. Presidente, innanzitutto lei parteciperà, forse ha già partecipato, all'assemblea, al Consiglio Nazionale di Confcommercio. Sì, io sono ancora a Villa Simius, ma fra qualche ora per ritornare, dove si è parlato in gran parte proprio di queste emergenze che vanno affrontate subito anche con l'accordo dell'Europa. Abbiamo tre problemi molto grossi. Abbiamo l'emergenza energetica, il contenimento dell'inflazione e il contrastare il pericolo di una recessione. Per fare questo servono interventi strutturali, a cominciare proprio dalla cosiddetta Energy Recovery Fund e dalla fissazione di un tetto al prezzo del gas e della revisione del meccanismo e delle regole di formazione del prezzo dell'elettricità. Senza di questo, diceva il presidente Sancalli, sono a rischio la chiusura in Italia di 120.000 piccole attività e una perdita di posto di lavoro di oltre 370.000 posti. Quindi una situazione drammatica. Noi in provincia di Belluno, lo diceva bene lei, e qui il freddo viene prima e viene più forte. Io non so come potranno fare i miei associati a tenere aperto. Qualcuno non terrà aperto neanche nel periodo invernale, e questo è un grave problema per tutta l'economia territoriale. Di che settori stiamo parlando per quanto riguarda il bellunese, presidente? Noi avevamo sentito il presidente di Federalberghi Belluno, che aveva prospettato questo rischio, ha detto: noi stiamo facendo il possibile, stringeremo i denti, però c'è il rischio che questi costi ci costringano a tenere chiuso. Ma pensiamo anche magari ai ristoranti, cioè quali sono le realtà più a rischio in questa fase? Sì, lei ha detto bene, tutto il comparto del turismo in maniera particolare, è il comparto del turismo che è più colpito, e poi anche tutti gli impianti di risalita. Non so quest'anno come potranno fare, se non riusciamo veramente a mettere un freno a questi costi ormai esorbitanti. Noi dobbiamo trovare una soluzione, il rischio è troppo forte di perdere appunto 120.000 aziende e posti di lavoro per 370.000 addetti. Lei ha avuto già qualche segnale dal bellunese di realtà che potrebbero fermarsi? Tutti i giorni il telefono è praticamente sempre in attività da noi, la gente che chiede informazioni, i nostri associati, ripeto, in maniera particolare quelli del turismo o legati al turismo, ristoranti, bar, alberghi in maniera più forte, e tutti richiedono degli interventi veloci. Speriamo che questo nuovo governo possa sentire questa voce, e inoltre noi in provincia di Belluno abbiamo avuto un unico eletto, per fortuna, che Luca De Carlo, il sindaco di Calalzo di Cadore, tra l'altro associato nostro, il quale io l'ho contattato, e lui conosce bene i problemi della montagna e spero possa essere un nostro valido aiuto. Inoltre mi ha fatto particolarmente piacere vedere che Luca De Carlo porterà avanti il discorso della famosa legge della Gelmini sui crediti di carbonio, che tanto bene potrebbe fare per il nostro territorio. Bene,
bene che uno che conosce il territorio, che è sindaco tra l'altro ed anche associato di Confcommercio, quindi uno che conosce bene i problemi, possa essere lì a rappresentarci. Presidente, la Coldiretti stima che un italiano su due, cioè il 51% degli italiani, si troverà costretto a tagliare la spesa del carrello a causa dell'inflazione, dell'aumento delle bollette. Questo rischia di creare poi un effetto a catena su tutta quella che è la nostra economia, perché si inizia a far meno la spesa, si tagliano quelle che sono considerate magari le spese più superflue, pensiamo andare al ristorante, pensiamo a comprarsi un vestito in più, cioè rischiamo di avere davvero un'economia che, se non si ferma, poco ci manca. Ma certo, io già altre volte, quando sono stato intervistato da voi, dicevo che 10 milioni di italiani in povertà assoluta non sono consumatori, e questi avranno proprio l'effetto di non poter consumare perché non hanno i soldi. Questo è un fenomeno sicuro, certo, ormai. Ma soprattutto io sono convinto che anche proprio nel mondo dell'energia ci sia una speculazione in atto, e l'Europa deve mettere fine a questa cosa qui, perché sì, qualcuno ci sta guadagnando, ma troppi ci stanno perdendo. L'Europa deve intervenire, non può essere solamente di Stato, deve essere l'Europa che interviene con uno sforzo orale fra tutti. E quindi io sono molto preoccupato, ma da tempo lo sono su questo. È evidente che uno che non può mettere qualcosa in tavola da mangiare non andrà al ristorante, non andrà al cinematografo, non farà delle gite, e tutto questo per noi vuol dire recessione. Non si va al ristorante, però il ristorante è costretto a subire anche lui gli aumenti, quindi rischiamo di vedere esercizi come proprio i ristoranti chiudere, o magari cercare di programmare le proprie aperture magari nel fine settimana. Cioè c'è questo sentore di una revisione di quelli che sono magari gli orari di apertura di certi esercizi commerciali, pensiamo a ristoranti, bar, soprattutto in certe località. Certo, diciamo una cosa, la stagione che appena si sta chiudendo adesso ha avuto un buon successo, perché i ristoranti hanno avuto affluenza, c'è gente che ha girato, ma non c'erano ancora le bollette arrivate a casa, e forse qualcuno non si è reso conto. Ma detto questo, anche se i ristoranti hanno lavorato molto, i costi per poter esercitare sono lievitati talmente tanto che tutto questo grande lavoro ha prodotto molto poco, perché devo pagarlo in altre situazioni, con energia, con costi del gas. Quindi è una situazione veramente pesante, e io ritengo, ancora una volta lo dico, che qui deve essere l'Europa che si fa carico di una progettualità per salvare il sistema. Dopodiché sono anche sempre ottimista, non può andare sempre male, non può andare sempre bene, ma neanche sempre male, perciò ne usciremo, ma quanti ne usciranno e con quante ossa rotte? Sì, è quello più che altro a preoccupare, cioè quelle che saranno le conseguenze, le ferite che si riporterà in questa uscita dal tunnel, perché è vero che insomma il tessuto economico anche dopo il Covid ha dimostrato di essere in grado di tenere, anzi di rialzarsi, perché ricordiamolo tutti che nella fine del 2021 c'erano stati importantissimi segnali di ripresa per la nostra economia, e adesso al punto che chi era riuscito a mettere da parte stava pensando di reinvestire per migliorare la propria attività, per magari assumere nuove personale, e adesso quei soldi vanno tutti nelle bollette, quindi anche quella volontà di crescita è inevitabilmente bloccata. Veda, dopo due anni di profonda crisi di Covid-19, e poi non sappiamo come sarà adesso, sì, sono tutti vaccinati e quindi non sarà quella pandemia pericolosa per la vita, però oggi l'inflazione e la crisi energetica sono la nuova pandemia, che mette a serio rischio la sopravvivenza delle imprese e delle famiglie italiane, perché
i consumi vengono fatti dalle famiglie italiane, o si diceva prima. È una situazione veramente preoccupante, è molto preoccupante. Presidente, al termine del Consiglio nazionale di Confcommercio è stato stilato un documento, cioè quali sono le conclusioni alle quali siete arrivati anche per far pressing, diciamolo così, su quello che sarà il futuro esecutivo? Allora, il problema dell'energia è il problema più forte, che poi si tramuta anche in effetti su inflazione e su recessione. Ma soprattutto io ho assistito a delle interessantissime conferenze sul mondo che cambia. Il Covid e questa situazione di guerra ci ha fatto cambiare tutti e dobbiamo cambiare per poter sopravvivere. La tecnologia ci viene incontro. È stato interessante capire tutto quello che avviene nella robotica anche nel mondo dei piccoli imprenditori, anche nella comunicazione, anche nella crescita e nella formazione. Questi sono i punti su cui partire. Formazione, per esempio. Non mi stancherò mai di dire che la formazione è la chiave per poter vincere il futuro. Non possiamo improvvisare più, da nessuna parte. E Confcommercio l'ha messo bene in campo questo problema di formazione, che deve essere continua. Non si può pensare ho fatto e continuerò a fare quello che ho fatto. Il mondo cambia e noi dobbiamo essere formati con i nostri collaboratori, con quelli che lavorano nel mondo del turismo, del commercio, dei servizi, ai cambiamenti. Non è facile, perché tutti si abituano a dire ho sempre fatto così. Bene, è venuto il momento veramente di cambiare. Ultimissima domanda, nel post elezioni che cosa si aspetta da quello che sarà il nuovo governo guida centrodestra, guida Giorgia Meloni per meglio dire? Io sono sempre stato governativo ed ho sempre fiducia a chiunque in quel momento in forma democratica ha vinto le elezioni. Auguro ogni bene a questo governo, perché questo governo sarà quello che dovrà farci uscire da una situazione pesantissima. Presidente, grazie davvero, le auguro un buon rientro nella fredda Belluno e torneremo ad aggiornarci per capire come andrà proprio la stagione invernale nella vostra meravigliosa terra. Vede, mi dicono che nel Veneto sta piovendo, qui c'è il sole e allora affidiamoci alla fortuna. Può darsi che venga il sole in tutta Italia. Grazie. Lo speriamo davvero, grazie per questo augurio. Grazie a Paolo Doglioni, presidente Ascom Confcommercio Belluno. Grazie davvero e buon rientro, buon lavoro. Grazie. E adesso continuiamo con le nostre notizie, la cronaca sul fronte sicurezza con vigili in strada anche durante la notte per proteggere i cittadini e i quartieri più periferici. Si parte a Vicenza da lunedì prossimo, 3 ottobre. I quartieri chiedono controlli e sicurezza e l'amministrazione di Vicenza risponde. Dal 3 ottobre, infatti, il venerdì e il sabato, la Polizia Municipale sarà in servizio con 16 agenti fino alle 3 del mattino per un'estensione del cosiddetto terzo turno che andrà dalle 21.10 alle 3, appunto, senza inserire una nuova fascia per tenere sotto controllo l'organizzazione interna. Per garantire la presenza della Polizia locale in città, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ci rendiamo conto che è uno sforzo che chiediamo importante ai vigili rispetto ai quali naturalmente stiamo lavorando anche per un implementamento del corpo, dell'organico della Polizia locale, e su questo lavoreremo anche nei prossimi mesi per assumere nuovi aliquote di vigili urbani, e quindi lavoreremo in questa direzione. Allo stesso tempo però c'è necessità di dare una risposta alla cittadinanza che ce lo chiede. Ecco dunque che emerge anche la volontà dell'amministrazione Rucco di aprire concorsi e assumere nuovo personale per la Polizia Municipale.
per accontentare i cittadini che chiedono di vedere divise in strada anche nelle ore più delicate, quelle notturne. Sicuramente verrà data in città e nelle aree più attenzionate. Non ci sostituiamo, sia chiaro, alle forze dell'ordine, ma vuole essere un accompagnamento, un supporto alle forze dell'ordine. Un esempio pratico: se avviene un incidente stradale, la polizia locale ha la competenza per intervenire e gestire rilievi e traffico e per deviare eventualmente il percorso delle macchine, per evitare code e rallentamenti, ma la presenza notturna dei vigili permette alle altre forze di polizia di rimanere libere di intervenire dove è più necessario garantire l'ordine pubblico e occuparsi di reati più gravi. Allora sentiamo che cosa ne pensano i cittadini di questa sorveglianza notturna da parte dei vigili. Sicurezza al centro, questo è l'obiettivo dell'estensione dell'orario notturno della polizia locale nei fine settimana dall'1 di notte alle 3 del mattino, abbracciato favorevolmente dai cittadini. Quando c'è più sicurezza serve sempre, a mio parere, anche non vorrei che davvero cominciassero a spegnere le luci o cose in vista dei problemi energetici, quindi forse è una buona cosa, insomma, alla fin fine. Un po' di deterrente lo fa. Che è una cosa buona, eh? Una vigilanza è sempre ben accetta, diciamo. In quale aree, secondo lei? Ma magari i problemi sono a macchie di leopardo, quindi è bene, diciamo, se possibile, garantire una vigilanza all'intera città. Insomma, questo farebbe molto piacere a tutti i cittadini di Vicenza. Direi che è necessario, perché succede sempre di tutto qua. Nei fine settimana? Sì. Dal centro, senza trascurare i quartieri e le periferie, saranno attenzionate anche le aree calde a partire dal quadrilatero, Campo Marzo, Viale Milano, Viale Torino, Piazzale Bologna. Fino alle 3 va bene. Perché secondo te? È una sicurezza per le persone. Quindi benvenga. Beh, sì. Campo Marzo, zona lì della stazione. Si parlava che col marito la zona lì della stazione è la zona peggiore, penso. E dopo via Napoli, la zona lì di Viale Milano, una volta era una zona residenziale, adesso invece... Io direi in tutte le periferie, però in particolare loro lo sanno, perché penso che lo sanno benissimo dove ci sono i maggior rischi e quindi sarebbero lì da fare anche controllo, non solo di notte ma anche diurni. È il momento di fermarci per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Milano dove sta andando in scena proprio in queste ore la manifestazione di Coldiretti contro gli aumenti che dicono rischiano di mettere in ginocchio tutto il settore. Folta anche la rappresentanza veneta. Allora sentiamo proprio da due imprenditrici di Verona e di Belluno i motivi della protesta. Per chiedere aiuti al comparto agricolo che è il settore strategico per il nostro paese. Gli agricoltori vogliono continuare a produrre ma non possono farlo in perdita e stanno pagando a caro prezzo sulle loro aziende tutti quegli aumenti che anche sulle nostre famiglie stanno ricadendo. Da oggi partono a 3 giorni per far conoscere al cittadino consumatore la grande bellezza della campagna italiana, i prodotti che però sono fortemente messi a rischio dalla crisi energetica. Vogliamo far conoscere ai cittadini italiani, ai cittadini di Milano e soprattutto anche ai bambini quello che è il bello dell'agricoltura italiana, tutti i prodotti che sono davvero a rischio perché appunto questa crisi energetica sta mettendo a dura prova l'esistenza delle nostre stesse aziende agricole, aziende anche storiche che in questo momento sono in grosse difficoltà. Ho 27 anni, conduco assieme alla mia famiglia un'azienda agricola in provincia di Verona. Oggi sono qui per protestare assieme a tanti altri giovani di Coldiretti in quanto la situazione è diventata insostenibile. I costi sono troppo alti e non riusciamo più a gestire la nostra attività. E ieri in Piazza dei Signori a Vicenza per il secondo mercoledì consecutivo protesta di commercianti, imprenditori, semplici cittadini contro gli aumenti e chiedono interventi immediati.
futuro lo vedo molto incerto e spaventa tanto per le persone giovani, spaventa per tutti, ma anche per chi ha il desiderio comunque di crearsi un futuro, fare una famiglia, ma si chiede anche semplicemente come potrà mettere al mondo un figlio se comunque le condizioni sono queste. Difficile immaginare il futuro per tanti degli imprenditori, cittadini, commercianti che si sono riuniti in Piazza dei Signori a Vicenza per il secondo mercoledì di seguito per protestare contro il caro bollette e chiedere interventi urgenti. Tante le storie e le preoccupazioni. Io ho l'attività, io le bollette le pago mensilmente perché ho parecchi kilowatt. In media pagavo sui 570, l'anno scorso ho pagato 570 in luglio di quest'anno ho pagato 2.400 euro, cioè sono tante e sto aspettando quella di agosto. E se avanti sempre di più occhi chiusi, non sai il futuro che ti aspetta perché stai vivendo nel terrore. Ho aperto un altro punto vendita nel paese vicino, dove sarei l'unico macellaio tra l'altro, devo dire che è partita anche abbastanza bene, ho aperto a giugno. Fino a quando è arrivata la bolletta che supera il fatturato e la prossima non la potrò pagare, quindi me lo farò dire dai nostri politici come le pagherò, magari me lo dicono loro, lo farò, però so già che la prossima non potrò pagarla e so già che sarà superiore all'altra. Un grido collettivo, fare qualcosa subito, a rischio attività, lavoro e di conseguenza la tenuta sociale del paese. Ci siamo trovati ad avere una bolletta che partiva inizialmente mediamente sui 25.000 euro e ad oggi, se noi produciamo a ritmo normale, ci aspettiamo una bolletta di 150.000 euro, che diventa una bolletta impagabile. Per il momento ce la facciamo, noi abbiamo fatto il conto un altro paio di mesi e poi dobbiamo mettere per forza mano al personale. Abbiamo 15 dipendenti e collaboratori più che dipendenti, perché sono quasi come fratelli, ma purtroppo alternative non ne abbiamo. E intanto avanza l'ipotesi di continuare con le manifestazioni. C'è la volontà come comitato di coinvolgere anche le province vicine a noi ed è appunto in programma, adesso abbiamo alcuni contatti, vediamo se per la prossima settimana già riusciremo a mettere in piedi una manifestazione, comunque se non fosse la prossima settimana sarà nel più breve tempo possibile. 13 maestri muranesi del vetro, protagonisti del video Io sono Murano, creato per far vedere che c'è anche l'altra faccia della medaglia. Chi prova a resistere, a tenere aperti i forni nonostante i costi delle bollette, dell'energia ormai insostenibili. A Murano, nonostante il momento indubbiamente difficile, non ci sono solo storie tristi di fornaci che chiudono e spengono i forni. C'è anche una parte importante che prova a resistere. Lo dimostra il video del consorzio Promovetro Murano, con protagonisti i 13 maestri, tra cui molti giovani, ripresi al lavoro in fornace o nei loro laboratori. Ognuno pronuncia poche parole, tra cui spiccano storia, arte, tecnica, tradizione, passione, colore, talento, creatività ed esperienza. Insomma, Murano continua a produrre bellezza, nonostante i rincari esorbitanti dei prezzi dell'energia. Questo video, che rientra nel progetto Discovery Murano Glass, ha appunto questa idea, questo presupposto di dimostrare che Murano non si arrende. Murano vuole andare avanti, Murano vuole avere un futuro, ha un glorioso passato, ha un difficile presente, ma vuole avere un futuro, e questo lo dimostriamo anche attraverso i volti che compaiono nel video, che sono volti anche di persone anche giovani che rappresentano il futuro dell'isola di Murano. L'obiettivo del breve filmato, lanciato al termine delle due settimane di Italian Glass Week, è realizzato nell'ambito del progetto Discovery Murano Glass e continua a mantenere viva l'attenzione sulla produzione vetraria muranese, messa a dura prova da questi ultimi mesi dei rincari del gas. C'è anche chi tiene aperto e prosegue a tener viva, nonostante tutto, l'arte e la tradizione millenaria. Io sono storia. Io sono arte. Io sono precisione. Io sono tecnica. Io sono tradizione. Io sono passione. Io sono artigianato. Io sono colore. Io sono incanto. Io sono talento. E naturalmente
naturalmente gli aumenti delle materie prime soprattutto incidono anche sulle opere pubbliche, così a Treviso slittano al 2023 alcuni interventi, in particolar modo al sottopasso di via Sarpi e a Ponte Ottavi. Certi interventi che avevamo già programmato abbiamo dovuto rinviarli, non a date, però rinviarli di qualche mese proprio per questa impennata dell'aumento dei prezzi e anche per la non facile reperibilità delle materie prime. I rincari delle materie prime stanno bloccando l'avvio di alcuni cantieri anche a Treviso, una scelta obbligata nata dalla necessità di portare a termine i lavori già iniziati per non bloccarli. Le opere in essere dopo il decreto del governo con le modalità di revisione dei prezzi stanno procedendo senza ritardi. Discorso diverso per i progetti che dovevano prendere avvio quest'anno. La sostituzione di Ponte Ottavi con un ponte nuovo, abbiamo già il progetto esecutivo pronto, ritarderemo non di molto, ma ritarderemo l'inizio dell'opera. Il cantiere di Ponte Ottavi da 1.600.000 euro prenderà il via nel 2023, quando inizierà anche l'intervento di impermeabilizzazione del sottopasso di via Sarpi, 900.000 euro il costo. Durante la progettazione definitiva delle opere è necessario che l'importo per la loro realizzazione sia già stanziato, ma alla luce degli aumenti per attutirne l'impatto Cassugana si è trovata costretta a spostare parte di questi fondi nei cantieri già in essere per evitarne il fermo. Gli interventi di Ponte Ottavi e via Sarpi sono stati dunque momentaneamente sacrificati con l'avvio dei lavori slittati, ma solo di pochi mesi, assicura l'assessore Zampese. Dobbiamo rimpinguare, come si dice, le casse. E abbiamo già comunque una buona fetta d'importo e poi quando avremo la sicurezza di farlo e farlo bene come vuole il progetto che abbiamo fatto, lo faremo. Emblematica in questo quadro la situazione del cantiere alla scuola Don Milani, interessata dall'ampliamento di palestra e mensa. Nel progetto iniziale l'edificio che ospitava le classi doveva essere ristrutturato, ma verifiche tecniche hanno fatto emergere problematiche per cui si è deciso di procedere con la demolizione dello stabile. Un intervento complesso che, complici rincari delle materie prime, ha portato il costo totale a 2 milioni e mezzo di euro in più rispetto alla spesa iniziale. Restiamo nella Marca trevigiana. A causa dell'inciviltà di alcuni, il parco Due Mulini di Castelfranco Veneto rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. È questa la reazione del centro culturale che lo gestisce dopo l'ennesimo atto di vandalismo. Due giorni fa abbiamo trovato uno dei soliti episodi di... non saprei nemmeno come definirlo, ci hanno rovesciato delle sedie, hanno svuotato il cestino delle immondizie per terra, abbiamo una giostra con palline che sono state buttate in giro, e cose se vogliamo anche piccole, marginali, però ripetendosi nel tempo ti portano via la voglia di fare, quindi abbiamo deciso per qualche giorno di tenere chiuso il parco come indicazione. Una decisione sofferta ma che mira a sensibilizzare le persone al rispetto dei luoghi pubblici. Luoghi di scambio e di gioco come questo parco sono infatti pensati e strutturati in modo che ogni persona possa trovare il suo spazio. Chiuderlo significa dare un segnale forte a chi decide deliberatamente di deturparlo. Questa volta il fatto si è verificato durante l'orario di apertura. In altre occasioni noi abbiamo trovato immondizie eccetera di persone che erano venute nel corso durante la notte scavalcando le recinzioni qui a mangiare pizza e a bere, ma questo episodio è successo durante l'orario di apertura in un momento in cui in struttura non c'erano sorveglianti tra virgolette, e quindi questo ci ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Episodi di questo genere, dice il volontario, sono già accaduti in passato con una certa frequenza. Ora è il momento di dire basta. Giustamente arriva il momento in cui non te la senti più. Non sono mai successi grossi episodi, a parte, mi viene anche da ridere, a parte il pallone di una giostra che... ne abbiamo cambiati 15 e la ditta che produce questa giostra ci ha detto che ne abbiamo rotti più noi che tutte le altre giostre analoghe in Italia sommate, e questo forse vuol dire qualcosa dei giovani di Castelfranco, voglio pensare, però non so.
Il rammarico c'è perché, ci tiene a ricordare Silvio, le giostre presenti nel parco sono state tutte pensate per essere fruibili dai ragazzi diversamente abili. Giostre inclusive che sono state acquistate grazie a raccolte fondi e donazioni. Un parco molto amato dalle persone che lo frequentano, tanto che sono state loro a sostenerne la chiusura. Deve passare il messaggio che il parco è destinato a tutti e deve essere gestito come fosse casa tua. E adesso parliamo di sanità con una eccellenza tutta veneta, perché l'IRCCS Sacro Cuore, l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, è la fabbrica, l'unica fabbrica di radiofarmaci gestita per la prima volta in Italia da un ospedale. Saluto, lo ringrazio per essere con noi, dottor Giancarlo Gorgoni, direttore radiofarmacia IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buongiorno e grazie per essere con noi, dottore. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, la sua radiofarmacia è l'unica nel nostro paese, in Italia, gestita da un ospedale che può avvalersi del titolo proprio di officina di radiofarmaceutica, in quanto ha ricevuto da AIFA, che lo ricordiamo è l'Agenzia Italiana del Farmaco, la certificazione GMP. Può spiegare per i non addetti ai lavori che cosa si intende con questo riconoscimento? Ma fondamentalmente che ci siamo adeguati anche alla normativa industriale oltre che ospedaliera. Questo adeguamento qua per noi è una cosa credo importante, perché permette di fare produzioni di radiofarmaci oltre che per l'interno, per il nostro ospedale, anche per studi clinici multicentrici, sempre in ambito di diagnostica PET, e quindi essere disponibile in più ospedali d'Italia. Teoria. Abbiamo anche per questo delle collaborazioni, permette di avere delle collaborazioni con altre aziende farmaceutiche, raccogliere dei dati per registrare e poi quindi eventualmente anche distribuire in maniera anche commerciale a tutte le medicine nucleari d'Italia i radiofarmaci che andiamo a sperimentare. Per noi è un passo molto importante, siamo gli unici, l'unico ospedale insomma in qualche modo che si avvale di questo. È stato un impegno importante ma credo molto utile. Collaboriamo anche con già con un'altra azienda, con ITEL di Ruvo di Puglia, che ci supporta per poter distribuire a livello italiano questi radiofarmaci sperimentali. Facciamo un passo indietro, dottore, che cosa sono i radiofarmaci e a cosa servono? Allora, i radiofarmaci sono dei farmaci che hanno un atomo instabile, ossia radioattivo, che quindi emette delle radiazioni ionizzanti. Praticamente, per spiegarle in termini semplici, è una specie di lampadina all'interno della molecola che permette di visualizzare dove sono localizzati questi radiofarmaci e quindi poter fare una diagnostica molto accurata. È un po' come se è l'organismo umano, quindi il paziente che in qualche modo emette questa radiazione e può essere raccolta dai tomografi PET per poter visualizzare se è presente o non è presente la patologia e dove è presente. Ed è una diagnostica non invasiva, questo è un grande passo importante. Insomma. Ecco, perché patologie, insomma, quando vengono utilizzate? Idealmente possono essere utilizzate per qualsiasi patologia, perché la lampadina che noi andiamo a produrre è un po' il radioattivo e può essere coniugato a qualsiasi molecola. Diciamo che oggi come oggi l'impiego principale è in diagnostica oncologica, quindi per visualizzare se sono presenti e dove sono presenti i tumori, ma un impiego molto importante anche dal punto di vista storico in ambito neurologico, non viene escluso, anzi è utilizzata anche in ambito cardiologico. Idealmente qualsiasi tipo di patologia potrebbe essere visualizzata nella diagnostica PET, bisogna trovare la molecola giusta. Quindi solo in fase di diagnostica, corretto? No, allora non è solamente, allora quello che noi produciamo sì per la diagnostica, però può essere impiegato anche in ambito terapeutico, okay. Perché le radiazioni sono di diverso tipo, quelle che noi produciamo servono per la diagnostica PET, ma esistono assolutamente anche radiofarmaci che hanno un impiego terapeutico. Come vengono prodotti gli isotopi radioattivi?
Allora, il radiofarmaco è composto appunto da queste due entità, la parte radioattiva e la parte, così, la molecola chimica. La parte radioattiva viene prodotta nel nostro centro tramite un acceleratore di particelle, il ciclotrone, che permette di produrre questi radioisotopi, questi atomi radioattivi, che è un po' il nostro principio attivo, di fatto, perché è quello che ci permette di poterli poi visualizzare. E la macchina è una macchina abbastanza complessa e sicuramente non semplice nell'utilizzo e nel mantenimento, e quindi questa comunque è la prima parte importante, produrre la parte radioattiva. Poi c'è la coniugazione chimica per poter avere la molecola completa e poter essere poi somministrata al paziente. Lei sta usando la parola radioattivo, radioattività, e immagino da casa già si siano drizzate le antenne, perché è una parola che incute sempre timori. Per quanto riguarda i radiofarmaci? No, allora, tendenzialmente si cerca sempre un po' le cose complesse a semplificare e a uniformare cose diverse. La radioattività comprende una serie molto ampia di argomenti. La radioattività che noi andiamo a produrre per i radiofarmaci PET è una radioattività che non ha nulla a che fare con quelle delle centrali nucleari, giusto per intendersi, o men che meno con impieghi militari o energetici anche. È una radioattività che decade in maniera molto rapida, e quindi dopo poche ore non esiste più, è evanescente, sparisce. Adesso sto cercando di usare dei termini piuttosto semplici per spiegare un po' il concetto. E questo per noi è anche un problema, perché noi dobbiamo produrre la notte per poterlo rendere disponibile la mattina, perché è una radioattività talmente veloce nel suo decadimento che l'impiego deve essere contiguo a quello che è il suo utilizzo. Noi non esiste un magazzino di radiofarmaci, il radiofarmaco viene prodotto, consumato immediatamente. Poi certamente qualsiasi impiego di sostanze radioattive, ma lo stesso lo posso dire per sostanze chimiche, deve essere eseguite in maniera accurata, attenta, ma non ha nulla a che fare, ecco, con la radioattività che normalmente si conosce, quella delle bombe atomiche o di centrali nucleari. Sono applicabili a tutti i pazienti, dottore? Allora, tendenzialmente sì, ipoteticamente sì, bisogna stare attenti all'impiego in alcune categorie. Sto immaginando sicuramente nelle persone dove c'è un turnover maggiore di quella che è la crescita, ecco, dell'organismo, quindi i bambini, oppure le donne che sono incinta, che quindi hanno appunto un bambino in grembo. In quel caso là chiaramente bisogna ben valutare la necessità di fare questa diagnostica per minimizzare sempre di più i rischi, perché qualche rischio per qualsiasi prodotto farmaceutico, per qualsiasi prodotto, forse in generale, esiste sempre. Però ecco, queste sono un po' le categorie che devono stare un po' più attente. Il resto sono radioattività che comunque non creano nessun problema. Sono ben gestite. Certo, certo. Lei prima parlava appunto anche dell'applicazione in fase terapeutica. In commercio che radiofarmaci esistono? Allora, attualmente in Italia esistono dei radiofarmaci per la terapia, soprattutto per patologie neoplastiche, e quando parliamo di terapia di solito si parla quasi esclusivamente, anzi devo dire esclusivamente, di trattamenti di neoplasie. Esistono da molti anni, anzi devo dire, radiofarmaci terapeutici per alcune patologie di tumore della tiroide. Ultimamente sono impiegate anche per patologie neuroendocrine, quindi che possono interessare patologie neoplastiche dove c'è un interessamento neuroendocrino, mi viene in mente tumori del pancreas per esempio. E sono in sviluppo anche altri radiofarmaci, sempre dal punto di vista terapeutico, che possono essere impiegati in ambito oncologico per svariate categorie di neoplasie, neoplasia mammaria, neoplasia prostatica in particolare. Devo dire che, anzi, prossimamente credo che ci sarà un impiego piuttosto ampio, me lo auguro anche visto l'efficacia, di quelli che sono i radiofarmaci, sia per diagnostica di tumore della prostata che per terapia del tumore alla prostata. Dottore, in conclusione, quali sono gli scenari futuri, le prospettive future per i radiofarmaci? Le prospettive
Personalmente credo che siano enormi e di grande sviluppo perché, come dicevo, una diagnostica non invasiva, quindi comunque abbastanza facile da poter approfondire, molto sensibile e applicabile veramente in teoria a qualsiasi ambito di medicina e quindi con scenari di crescita notevole. Sia, ripeto, dal punto di vista dell'aspetto diagnostico che anche terapeutico, anche se l'aspetto terapeutico tendenzialmente si limita agli ambiti neoplastici di patologie oncologiche, che comunque appunto non sono indifferenti. Dottore, io la ringrazio davvero tantissimo perché ci ha aperto personalmente, ma penso anche a chi ci sta guardando, un nuovo scenario ed è importante, insomma, perché stiamo parlando di patologie molto serie, quindi sapere che ci sono nuove frontiere che si aprono, che si percorrono e che il Veneto è fiore all'occhiello in questo caso con l'ospedale di Negrara è davvero molto molto importante. Grazie al dottor Giancarlo Gorgoni, direttore Radio Farmacia IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Grazie davvero dottore, naturalmente buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie davvero al dottor Gorgoni. Tra pochissimi istanti ci colleghiamo con il nostro Federico Fusetti per tornare sul tema caro bollette, perché pesano anche su quelle realtà, sulle case popolari, e andremo proprio all'Arcella per capire quella che è la situazione, quelle che sono le richieste. Nel frattempo restiamo a Padova per vedere come si sta intervenendo, che provvedimenti si stanno adottando sul fronte antismog. L'accordo sui provvedimenti anti-smog è fra le regioni del nord Italia, dopo una procedura di infrazione e poi di condanna da parte dell'Unione Europea, perché le politiche per combattere l'inquinamento dai primi anni 2000 non sono efficaci, dimostrate da alcuni studi scientifici anche 80.000 morti premature all'anno. La Giunta Giordani sottolinea che con queste ordinanze di limitazione del traffico i risultati invece ci sono e si sta riducendo sia il PM10 che il PM2,5. È normale che quando qualcuno ha un mezzo a disposizione e non può girare non sia contento. Questo è comprensibile, però è anche importante cercare di migliorare la qualità dell'aria. Quello che tengo a ribadire, che non tutti sanno, è che si parla sempre di emergenza smog, ma in realtà le politiche prese negli ultimi anni hanno portato a una riduzione dello smog. L'emergenza rimane sugli sforamenti, sui picchi, per i giorni nei quali il livello di inquinamento è molto alto. Qui si combatte, anzi si deve combattere, uniti. Il Comune di Padova e quelli con Termini devono aderire insieme, con decisioni anche impopolari ma necessarie. Certo, serve un ragionamento d'insieme. Ad esempio, noi chiediamo sempre che la Regione Veneto ci dia una mano per il trasporto pubblico, perché sono potenziali il trasporto pubblico, sono risorse che i comuni non hanno. Su questo purtroppo non abbiamo aiuto da parte della Regione, ci viene data, come dire, da scrivere un'ordinanza che vieta, però dall'altra parte servirebbe anche delle politiche da una parte di disincentivo e dall'altra di incentivo. Infine, da registrare la contrarietà di alcuni comuni della cintura urbana di Padova alle domeniche ecologiche. Servono a poco, sostiene qualche sindaco, se non sono adottate nello stesso modo da tutti. Di per sé non serve a molto, non andiamo a risolvere il problema con la domenica ecologica. Sono comunque previste e le realizziamo. Le realizziamo anche per un fine, diciamo, educativo. C'è da dire che le domeniche ecologiche sono un conto, ma le limitazioni sono previste tutto l'anno, anzi arrivano addirittura a fine aprile, quando il problema dello smog invernale di fatto è andato, come dire, un po' a scemare. E allora andiamo all'Arcella, quartiere di Padova, con il nostro Federico Fusetti, che saluto, lo ringrazio, grazie anche all'ospite che è con lui, per parlare di questo appello che arriva dalle case popolari per far fronte agli aumenti delle bollette. Buongiorno Federico. Ciao Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, un appello ma anche qualcosa di concreto. Siamo con il consigliere comunale della Lega Eleonora Mosco. Qualcosa di concreto, perché insomma si parla di caro bollette, si aspettano provvedimenti. Intanto voi, e soprattutto con un gruppo di residenti qui dell'Arcella, siamo nella zona delle case popolari dell'Arcella, avete fatto qualcosa di pratico, che è quello che conta poi. Sì, un piccolo segno tangibile, significativo, una raccolta di spesa di prodotti alimentari che abbiamo consegnato
alle famiglie e alle signore in difficoltà economica che oggi subiranno tra qualche giorno un'ulteriore stangata sulle bollette, e quindi oggi abbiamo consegnato e fatto questa spesa a domicilio. Un piccolo segnale però insomma importante in un momento di grandissima crisi energetica e crisi economica ancora di più. Dicevate un po' anche per scuotere le coscienze, l'avete fatto? Sì, penso che ognuno debba fare la sua parte, noi come cittadini prima di tutto, insieme a tanti amici residenti, abbiamo fatto la nostra, penso che anche le istituzioni abbiano il dovere di fare la loro. Vista l'inerzia che purtroppo il comune di Padova oggi ha su questo tema, con questo piccolo gesto simbolico vogliamo anche scuotere le coscienze. Scuotere le coscienze dell'amministrazione comunale, perché si può intervenire, lo si può fare subito anche se oggi è troppo tardi. Noi come Lega in comune, unendo il fatto, questi fatti concreti, cioè di questa piccola consegna a domicilio, abbiamo depositato anche un ulteriore atto amministrativo nella forma della mozione con cui chiediamo tre cose all'amministrazione comunale, con il bilancio che lo consente di poter ripristinare i buoni spesa per le famiglie, di creare un fondo comunale che possa consentire l'erogazione di contributi economici diretti alle famiglie e alle imprese per avere degli sconti sulle bollette, e da ultimo la proroga delle scadenze fiscali sui tributi comunali. Oggi la Tari scadrà il 10 di dicembre e la OSAP il 31 d'ottobre, noi ne chiediamo il rinvio. Francesca, atti concreti, poi quando ci sono di mezzo i cittadini, insomma, cambia tutto. Grazie, grazie davvero a Federico Fusetti, grazie anche alla tua ospite, perché insomma ci avete raccontato di questo capitolo, di questa ulteriore pagina legata agli aumenti e questa iniziativa che arriva dalla città di Padova. Vi do un aggiornamento di cronaca prima di tornare a parlare di provvedimenti antismog. Abbiamo visto prima il servizio da Padova su quelle che potrebbero essere le misure per quanto riguarda il comune, l'amministrazione Giordani. Vi do una notizia di cronaca che arriva da Verona. Un motociclista di 39 anni è morto questa mattina in un sinistro accaduto poco dopo le 10. Il motociclista si è scontrato contro un'auto. Nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari del SUEM, il 39enne è morto dopo essere stato trasportato d'urgenza al polo Confortini. Sul posto, per ricostruire la dinamica, la polizia locale che ha chiuso la strada al traffico proprio per consentire i rilievi di legge e i soccorsi della vittima. Come detto, la dinamica è in corso di accertamento da parte del nucleo infortunistica. Si tratta del decimo incidente mortale a Verona da inizio anno. In tutto nel 2021 ne erano stati registrati 9, quindi 10 da gennaio a fine settembre 2022, mentre erano 9 per tutti i 12 mesi del 2021. E questo sta a fotografare, a dimostrare quanto il fenomeno degli incidenti stradali pesi in modo molto pesante, e ve lo raccontiamo nei nostri telegiornali. La Marca Trevigiana, con una serie di vittime sulle strade in questi primi 9, ormai 10 mesi del 2022, e ci si interroga, si sta cercando di capire come intervenire soprattutto in una fase di prevenzione, tornando magari nelle scuole con quegli incontri con i ragazzi per educarli alla responsabilità quando si è alla guida di un'auto, ma anche di una moto, di una bicicletta. Ma si pensa anche magari di intervenire con i più grandi, magari con dei corsi ad hoc. Purtroppo la cronaca ci parla ancora di una vittima sulle strade. Torniamo invece al tema provvedimenti antismog, c'è una vicenda che riguarda gli anziani in particolar modo, che rischiano di non avere più l'auto dell'Auser per essere accompagnati all'ospedale, e questo a causa del blocco per i veicoli Euro 4 che scatterà da domani. Siamo a Venezia. Facciamo circa 1 milione di chilometri all'anno.
Lei pensi partire da Cavarzere, venire all'Angelo, partire da San Michele al Tagliamento, dover venire all'Angelo, dover andare, li portano a Rovigo. Questi in genere sono tutti anziani che sono soli, che non hanno la possibilità di guidare, non hanno nemmeno la capacità di guidare e non hanno familiari che li possano accompagnare. La presidente dell'Auser è preoccupata perché con il divieto di circolazione dei mezzi Euro 4 da sabato 1 ottobre circa 80.000 anziani del territorio che i volontari aiutano in media in un anno rischiano di non potersi più recare all'ospedale per visite, terapie o controlli. La maggior parte dei nostri mezzi attrezzati e non sono Euro 4. Noi con questi mezzi, una quarantina in tutta la provincia, trasportiamo la parte più fragile della nostra comunità. Sono tutte persone che dalla loro abitazione vengono trasportate verso l'ospedale, verso il medico, sono ragazzi disabili che da casa vengono accompagnati a scuola e poi vengono ripresi e riportati a casa, e adesso col 1 ottobre ci troveremo a doverli lasciarli a piedi. Qui si rischia di rimanere a terra, non noi, ma chi ne ha bisogno, l'ultimo della terra, quello che ha necessità di muoversi e che non ha mezzi. Nonostante gli appelli, da Roma non è stata autorizzata alcuna sospensione, quindi i mezzi Euro 4 non potranno circolare nemmeno in buone condizioni ambientali. So che c'è un accordo Regione-Stato dal 2013, poi è stato rivisitato nel 2017 per l'abbattimento delle polveri sottili, però siamo anche in un momento molto critico e di difficoltà per i nostri concittadini, perché così adesso come adesso significa fermare l'80% dei trasporti sociali. Il Covid ora, Covid che torna a correre. In una settimana nel nostro paese l'incidenza è passata da 215 casi ogni 100.000 abitanti agli attuali 325. E leggiamo dal sito del Gazzettino: in Veneto la ripresa dei contagi è la più alta d'Italia e oggi si registrano poco meno di 5.000 nuovi positivi. Alla luce di questo il Governo ha deciso di prorogare di un mese l'obbligo di utilizzo di mascherina all'interno delle strutture sanitarie. Niente più mascherine invece nei mezzi di trasporto a partire da domani. Sentiamo cosa ne pensano i cittadini. Penso che sui mezzi pubblici sarebbe prudente indossarli, almeno nelle ore di punta, poi ognuno sceglie quel che vuole. Per quanto riguarda invece ospedali e RSA? Nell'RSA penso che sia veramente difficile per gli ospiti stare imbavagliati tutto il giorno. Io non le metterei. Per togliere completamente mascherine no. In certe situazioni è importante tenerle ancora. Tipo? Dove? Per dirti il pullman, cioè quando si va via in gruppo, ospedali ovviamente di più. La mascherina protegge sicuramente dal virus e portarla nei luoghi molto affollati credo sia una cosa importante lo stesso, anche se non c'è l'obbligo. Sta al buon senso delle persone poi agire in base a quello che credono e quello che pensano. Preferirei non averle mai, non solo sui mezzi di trasporto, né in autunno, né in inverno, né in primavera. Io sto bene senza, per fortuna. Per me va bene perché l'obbligo della mascherina mi disturbava tanto. Lei non la usa più? Adesso no, solo se vado in ospedale dove necessita, altrimenti no. Nei luoghi chiusi così sarebbe importante tenerla. Però voglio dire, all'aperto insomma penso che sia ormai necessario. Nei mercati magari meglio metterla, nei mercati anche secondo me. E anche nei pubblici e anche nel, non so, se vai in farmacia, se vai all'ospedale. Per me va bene ancora la mascherina. E adesso vi raccontiamo l'incontro a Venezia tra un insegnante di storia dell'arte di nazionalità russa, rifugiato a Lido perché in dissidio con le scelte di Putin, e la direttrice ucraina di una scuola paritaria di Kiev accolta in Italia dopo essere fuggita dalla guerra. I due si sono conosciuti e tra loro è nata un'amicizia.
La guerra distrugge anche la vita del popolo russo, non solo la vita del popolo ucraino. Arseni Petrov è insegnante di storia dell'arte, è scappato da Mosca fino al Lido di Venezia, in dissidio con le scelte belliche di Putin. Natalia Suareska è ucraina, direttrice di una scuola paritaria a Kiev e rifugiata in Italia dopo lo scoppio della guerra. Insieme hanno raccontato come si possa costruire un futuro nuovo di pace durante una tavola rotonda promossa dal Patriarcato di Venezia. Per me è importante perché io conosco che ci sono tante gente a Mosca in Russia che sono contro la guerra. Ecco perché ho mostrato tante testimonianze visive della gente che sono contro la guerra e fanno tutto per resistere al governo e alla guerra in Russia, nelle mezzo della città russa. In Natalia ha trovato un'amica pronta al dialogo. Lei dirige una scuola in Ucraina che è ripartita a Kiev in presenza, nonostante il pericolo delle bombe. Perché, dice, non possiamo rinunciare a vivere. Quando mi è stato proposto di partecipare a questo incontro di dialogo tra un russo e la parte ucraina, mi sono resa conto che sarebbe stata un'ottima opportunità per parlare di quello che ora c'è nel cuore degli ucraini, del dolore che prova adesso il popolo ucraino, e allo stesso tempo che tra gli ucraini ci sono persone che sono pronte al dialogo con i russi contrari alla guerra e che non vogliono ammettere nel proprio cuore l'odio, far vincere nel proprio cuore l'odio nei confronti di tutti i cittadini russi. Sono sicura che la pace potrà avvenire quando la guerra tra il bene e il male che c'è nei nostri cuori vincerà il bene. Speriamo che questo messaggio di pace arrivi anche in Russia. E adesso apriamo un'altra finestra su quelle che sono le ripercussioni dei rincari sulla nostra economia, sui settori economici della nostra regione, per capire anche come stanno reagendo le imprese. E lo facciamo insieme a Matteo Macilotti, direttore del distretto Veneto della Pelle, nonché sindaco di Chiampo. E quindi insomma in doppia veste cercheremo di fare un quadro completo della situazione. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e buongiorno anche a tutti i vostri telespettatori. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire, magari con qualche dato, direttore, quello che è l'impatto sul settore delle concerie, della concia, questi aumenti. Cioè, che impatto stanno avendo, come proprio monetizzando concretamente sulle vostre bollette? Sì, allora le aziende appunto della concia sono aziende energivore e essendo un'azienda energivore dunque hanno subito e stanno subendo in maniera importante i rincari del prezzo del gas e dell'energia. E non soltanto le aziende della concia sono energivore, ma anche e soprattutto i sistemi di depurazione della concia sono sistemi molto energivori. Forse la società più energivora dell'intero settore della concia è proprio la società di depurazione, in questo caso parliamo di Acque del Chiampo e poi anche di Medio Chiampo, che sono due società grosse di depurazione nel mondo della concia. Se parliamo di Medio Chiampo, di Acque del Chiampo, che è la società più grossa appunto di depurazione, la società più energivora da questo punto di vista, stiamo parlando di 7-8 milioni di euro in più rispetto a quello che Acque del Chiampo spendeva ordinariamente, quindi un aumento importante che poi va a ribaltarsi sugli utenti che sono appunto le concerie e quindi questo va a impattare in maniera importante sul costo di produzione che le concerie hanno, atteso che le concerie stesse devono sopportare un aumento importante di costi, voglio dire che si aggira sul 20%, 20-30% di costi di energia per appunto le loro attività. Quindi una situazione veramente complessa che spaventa tutto il comparto, ma spaventa in maniera importante, una situazione che se non troverà una soluzione appunto così più drastica, più decisa da parte dello Stato, evidentemente rischia di mettere in grossa crisi questo settore. Abbiamo poi anche delle stranezze che animano tutta questa vicenda. Pensiamo ad esempio al fatto che
ripeto, Acqua del Chiampo fa la depurazione industriale per tutte le concerie, perché la scelta intelligente che è stata fatta in passato è quella di unire, no, all'interno di un sistema consortile l'intero sistema di depurazione. Invece di farlo in ogni azienda viene fatto centralmente. Bene, l'azienda Acqua del Chiampo è sì considerata energivora, ma non è inserita all'interno di quelle aziende, dei codici Ateco di quelle aziende che possono beneficiare del credito d'imposta. Quindi è una beffa oltre appunto al danno che stiamo subendo. Il fatto che non si possa beneficiare di un credito d'imposta che appunto tutte le aziende energivore hanno. Quindi abbiamo questo problema ulteriore in più, quindi non possiamo nemmeno in questo momento dal punto di vista della depurazione approfittare di quelle agevolazioni comunque importanti che sono già state previste attraverso i decreti aiuti bis e aiuti ter. Quindi noi ci stiamo muovendo sia come distretto appunto, ma anche come sindaci, ci stiamo muovendo per chiedere, no, allo Stato di rivedere tale posizione inserendo ad esempio il sistema di depurazione all'interno di quei codici Ateco, comunque di far rientrare in depurazione i codici Ateco della Concia, proprio perché sono attività prettamente legate alla Concia, anzi è l'ultima fase della Concia, la depurazione. Tanto per dare qualche numero ai nostri telespettatori, il distretto è Veneto, è un leader a livello mondiale, produce il 13,5% della pelle a livello globale e il 62% di quella italiana, occupando circa 12.000 lavoratori. Le chiedo, direttore, i costi della produzione alla luce di questi aumenti che lei ci ha puntualmente elencato, a che livelli arrivano? Allora, i costi della produzione, diciamo, qui occorre valutare attività per attività, chiaramente è difficile in linea generale tracciare, diciamo, una percentuale univoca per tutte le attività. C'è chi fa un'attività di ciclo completo, si dice, cioè lavora la pelle dall'inizio alla fine, c'è chi invece fa attività di rifinizione, c'è chi invece fa altri tipi di attività appunto di carattere insomma assistenziale, quindi sono dei terzisti tecnicamente, insomma, no? Da questo punto di vista, quindi è un'attività abbastanza variegata sotto questo versante. Il tema è che soprattutto appunto per coloro che poi hanno a che fare con l'utente finale è diventato impossibile ribaltare il maggior costo derivante dall'energia appunto sul cliente finale, perché questo porterebbe totalmente fuori mercato le nostre attività. Elemento per cui appunto le attività stanno facendo in qualche misura ricorso ai loro risparmi per cercare di far sì che tutto il maggior costo non si ribalti totalmente sull'utente finale. Ma questo lo riusciranno a fare per un periodo abbastanza breve, poi non sarà più possibile farlo. E in questo caso appunto andremo in grossa difficoltà. La scorsa settimana eravamo a Linea Pelle, che è la fiera più importante della pelle a livello mondiale, di fatto, a Milano, e appunto parlando anche con colleghi di altri stati ci siamo resi conto come le nostre aziende siano veramente maggiormente penalizzate rispetto agli altri stati che producono pelle, e c'è il rischio appunto che la produzione si sposti in altri stati dove il costo di produzione non sta risentendo di questi costi energetici saliti così repentinamente e in maniera così consistente. Quindi quello è il vero rischio, quello che si esca nel mercato soprattutto per alcuni tipi di prodotto e appunto si migrino in quei paesi nei quali il costo energetico non è così grande come è diventato appunto nel nostro paese. Quindi c'è un problema anche di competitività del sistema paese in questo momento derivante dal costo dell'energia. È per quello che in tutti i modi, no, abbiamo sottoposto a tutti i soggetti appunto di governo la necessità di agire in maniera molto più incisiva per ridurre appunto la problematica, che rischia veramente a breve termine di mettersi fuori dal mercato. Cioè il famoso Made in Italy messo a rischio da questa situazione che colpisce, ad esempio, pensiamo ai prodotti dell'agroalimentare, rischia di colpire anche il vostro settore con questo pericolo della delocalizzazione fuori dai confini italiani. Assolutamente, assolutamente sì, perché non siamo gli unici che producono la pelle, siamo leader mondiali, però oggi appunto nel mondo globalizzato chiaramente il cliente va dove è più conveniente andare, no? E quindi la nostra competitività rischia di essere messa a serio rischio appunto dai costi energetici saliti in maniera così importante. Veramente noi chiediamo, l'abbiamo chiesto anche stiamo chiedendo con una lettera ufficiale anche da parte di tutti i soggetti pubblici, penso di sindaci, al governo, di affrontare innanzitutto il tema
tema del credito d'imposta sulla depurazione, che è il tema che ci pare anche più immediatamente risolvibile, che darebbe comunque un primo respiro a noi e alle nostre aziende, ma dall'altro lato appunto di affrontare, ma questo riguarda tutto il comparto industriale italiano, appunto il tema del caro energia in maniera un po' più decisa, magari appunto facendo quello che un po' tutti i partiti hanno promesso in campagna elettorale, ossia quello di disaccoppiare il costo dell'energia costo del gas, soprattutto per quanto riguarda le rinnovabili, e poi dall'altro lato quello di mettere un tetto al prezzo del gas. Ecco, sono misure che diventano irrinunciabili se vogliamo continuare ad essere competitivi. Quindi questa lettera sarà sottoscritta, firmata dai sindaci? Sì, la lettera che appunto invieremo al governo per quanto riguarda il tema della depurazione, che ho accennato prima, sarà firmata dai sindaci appunto della nostra società, che sono soci della nostra società di depurazione. Ecco, in che modo le aziende stanno cercando di resistere, di sopravvivere a questa situazione, e quali sono le sfide future? Anche perché, lo ricordavo prima con l'ospite precedente, c'erano aziende che avevano, dopo la ripresa nel post pandemia, erano riusciti a riprendersi, a rialzarsi, anche ad accantonare soldi che si pensava di poter utilizzare poi per una crescita, per investimenti in tecnologie eccetera, anche magari per assumere nuovo personale. Adesso quei soldi andranno tutti a finire per il caro bollette, e quindi quali sono le sfide che aspettano il vostro settore, e come le aziende stanno cercando di proteggersi da questi rincari? Sì, il nostro è un settore molto dinamico, che ha sempre cercato di resistere alle varie crisi che si sono susseguite appunto negli ultimi anni, grazie a investimenti, grazie alla capacità appunto del distretto di reagire appunto alle crisi stesse. Certo che è chiaro che nel momento in cui si hanno rincari del costo di energia di questo tipo, c'è il rischio, come lei appunto diceva nella sua domanda, che le nostre aziende appunto riducano gli investimenti o blocchino gli investimenti, e dall'altro lato appunto che nel caso in cui abbiano intenzione di aumentare il proprio parterre di personale, riducano o comunque non provvedano a nuove assunzioni. Quindi è chiaro che in questo momento ci si mette sulla difensiva, proprio perché non si sa che cosa ci attende nel futuro. È chiaro che bloccare gli investimenti e ridurre anche le assunzioni è un elemento che poi anche qui danneggia in maniera pericolosa la nostra competitività in chiave futura. No, però è chiaro, se non intervengono altri elementi dall'alto, si agisce appunto attraverso questi strumenti, non si hanno altre possibilità. Devo dire che però il mondo della concia sta anche cercando di vedere più in là. Il mondo della concia sta ormai da mesi lavorando a un progetto globale chiamato Master Plan Concia, verso l'impatto zero, il quale sta cercando di far sì che il nostro mondo sia in grado non soltanto di utilizzare energia, ma soprattutto anche di produrla attraverso sistemi di riciclo delle sostanze prodotte. E questo è un progetto ambiziosissimo, per il quale il progetto Concia il nostro distretto della Concia si è rivolto appunto al governo già nei mesi scorsi, e si sta cercando di partecipare ai successivi bandi del PNRR che sono usciti e che stanno uscendo, proprio per far sì appunto che il distretto sia attenui il suo impatto energivoro e sia in grado di produrre il suo stesso energia. Questo è un progetto che guarda il futuro, tanto per dirvi come non soltanto si chiede l'aiuto dall'alto, ma dall'altro lato ci si spende quotidianamente per cercare appunto di risolvere il problema anche partendo dal basso. E questo le nostre concerie lo stanno facendo attraverso queste progettualità di lungo respiro. Speriamo appunto possano trovare vie di finanziamento, perché certamente metterebbero a riparo o comunque in qualche misura attenuerebbero l'impatto energivoro che oggi il nostro settore ha. Ho detto all'inizio che lei interviene in veste di direttore
del settore del Veneto, del distretto Veneto della Pelle, mentre viene anche come sindaco. E sappiamo, perché ne abbiamo parlato, abbiamo raccolto le voci dei suoi colleghi, quanto gli aumenti stiano pesando su quello che è il bilancio delle casse comunali, ma anche su quella che poi è la pianificazione magari di interventi, di lavori che volevano essere messi in essere e che adesso in qualche modo sono bloccati, perché i soldi quelli sono e vengono deviati dove più necessario. Quindi che impatto? Prima di tutto le chiedo, è arrivata l'ultima bolletta? Sì, noi abbiamo fatto una previsione, appunto, grazie ai nostri fornitori di gas ed energia, per capire cosa ci potrebbe aspettare da qui alla fine, diciamo, dell'inverno, e abbiamo stimato un aumento di 500.000 euro del costo, appunto, tra gas e energia, quindi un aumento sensibilissimo. E solo consideriamo, tra l'altro, che queste spese sono spese di parte corrente per un comune, quindi le spese più difficilmente affrontabili da parte di un comune, no? E quindi sotto questo punto di vista stiamo lavorando, diciamo, prima di tutto sul risparmio energetico. Pensi che proprio in questi giorni, e fortunatamente avevamo già iniziato quest'opera, appaltando già l'opera qualche mese fa, stiamo sostituendo nel mio comune più di 1800 punti luce, appunto, del comune. Quindi tutti i punti luce saranno portati a LED, e tra l'altro con la possibilità di controllare il flusso in modo da ridurre più possibile lo spreco dal punto di vista energetico. Quindi stiamo agendo molto dal punto di vista dello spreco energetico. Lo stesso quest'estate abbiamo sostituito tutte le luci all'interno delle scuole appunto inferiori, portandole a LED. E sostituiremo anche l'illuminazione interna del comune tra poco. Stiamo lavorando un progetto per l'installazione di pannelli solari appunto sulle scuole e sul comune stesso, quindi stiamo facendo di tutto per ridurre da un lato l'energia e lo spreco energetico, l'utilizzo energetico, e dall'altro anche per cercare di produrre quello che c'è possibile produrre dal punto di vista energetico. Certo, i risultati non li vedremo da subito, perché soprattutto i progetti di installazione di pannelli solari sono progetti che hanno una certa tempistica per poter essere portati a termine. E poi dall'altro lato stiamo facendo un piano di razionalizzazione e utilizzo del gas, perché fra poco ci attende l'inverno, speriamo non sia un inverno troppo rigido, ma appunto abbiamo l'intenzione di ridurre più possibile l'utilizzo appunto delle sale pubbliche, accorpare l'utilizzo delle palestre in determinati orari, proprio per evitare un utilizzo troppo esteso del riscaldamento. Non è facile, però questo è quello che possiamo fare. E dall'altro lato, per cercare poi di riuscire a pagare le bollette, perché le bollette vanno pagate, le scadenze appunto vanno onorate, dall'altro lato stiamo cercando di tagliare tutto ciò che possiamo tagliare per essere in grado di pagare le bollette da qui a fine dell'inverno. Quindi misure straordinarie. Pensavamo che dopo il Covid fosse finita l'emergenza e potessimo vivere una stagione un po' più tranquilla, avevamo visto anche l'economia locale rinascere in maniera importante. Purtroppo adesso ci troviamo ad affrontare questa nuova crisi che ci sta mettendo in grossa difficoltà. Avete visto un aumento di richieste di aiuto, di supporto da parte dei vostri cittadini, proprio per affrontare questi aumenti, queste spese? Allora, per adesso le richieste di aiuto sono state fortunatamente abbastanza moderate, però abbiamo già previsto, facendoci delle simulazioni, abbiamo già previsto che quando arriveranno le prime bollette invernali, perché lì si addensa ovviamente, lì si concentra soprattutto la grossa spesa dal punto di vista del gas, sicuramente avremo un aumento anche delle richieste di aiuto da parte dei cittadini, perché abbiamo molte famiglie, no, che noi abbiamo stimato in un 20-25% di famiglie, le quali fino adesso non avevano grossi risparmi, ma riuscivano tutto sommato a sopravvivere, no? Quindi restavano in bilancio, in equilibrio. Ovviamente l'aumento del costo del gas e l'aumento del costo dell'energia impatterà in maniera stratosferica su queste famiglie, e questo appunto, se non sarà accompagnato da aiuti statali straordinari, come si sta pensando di fare, no? Da quello che assistiamo dalle cronache, ovviamente queste famiglie entreranno in grosse difficoltà, e quindi il comune diventerà il primo strumento di aiuto per queste famiglie. Certo, noi stessi siamo in difficoltà a pagare le nostre bollette e dovremo anche far fronte agli aiuti delle famiglie, quindi capite la situazione terribile e difficile che dovranno affrontare i comuni nei prossimi mesi. Se non ci saranno, ripeto, cambiamenti sul piano.
Certo, è quella che è stata definita la tempesta perfetta, qualcuno la nuova pandemia. Termini che ormai stanno venendo utilizzati sempre più spesso per descrivere questa situazione. Io la ringrazio davvero tantissimo perché abbiamo aperto la finestra sul mondo della conceria, ma poi insomma è stato importante anche il suo intervento in quanto sindaco di Chiampo. Quindi grazie davvero a Matteo Macilotti, sindaco di Chiampo e direttore del Distretto Veneto della Pelle. Torneremo ad aggiornarci presto con lei, direttore. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie davvero. Questa è insomma una realtà finora di cui ci eravamo occupati meno, ma avete sentito l'impatto, i numeri che rappresenta questo settore sulla nostra economia, il rischio, l'ha detto chiaramente il direttore, è quello che queste aziende decidano di spostare la produzione in altri paesi europei dove i costi sono nettamente inferiori e questo è un rischio che va assolutamente evitato. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e prima il meteo e poi torneremo in diretta per un confronto con alcuni esponenti politici sui tanti temi di carattere nazionale ma anche internazionale di cui si discute in questi momenti. Allora meteo, pubblicità e a tra pochissimo. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Una forte perturbazione di origine nord atlantica è attiva sul paese, portando un nuovo importante carico di precipitazioni. Il dettaglio di venerdì 30 settembre. Sul Veneto il mese si conclude con un cielo piuttosto nuvoloso e con piogge diffuse, più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, anche a carattere di rovescio o temporale, probabili rasserenamenti poi in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo coperto anche qui con piogge abbondanti e intense, anche temporalesche, specie sulle zone di pianura e sulla costa. Soffierà vento da sud, in genere moderato. Temperature minime sui 13-15 gradi, massime intorno ai 17-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il contesto sarà di instabilità con molte nubi e piogge diffuse nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Rieccoci in diretta, come annunciato spazio al dibattito politico, ci sono tanti temi sul tavolo, dalla formazione del nuovo governo, si cerca di accelerare per quanto possibile i tempi istituzionali per la formazione del nuovo esecutivo perché il paese ha bisogno di risposte urgenti e poi ci sono i tanti temi nazionali, internazionali e naturalmente appunto tutto quello che ruota intorno ai rincari. Saluto e ringrazio per essere con noi, buongiorno ad Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Grazie e ben ritrovata. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei, grazie. Buongiorno ad Erika Baldina del Movimento 5 Stelle, ben ritrovata. Buongiorno, grazie dell'invito. E buongiorno a Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, ben ritrovato, grazie. Buongiorno, grazie a voi. E allora partiamo subito con quelli che sono i temi prettamente politici. Quello che è il premier in pectore Giorgia Meloni è al lavoro sui giornali, sui siti, c'è un toto ministri che la stessa Meloni ha in qualche modo smontato, fermato e ci sono queste voci, Razzolini, di questa pace fatta, di questi mal di pancia, di questi rapporti un
po' tesi tra Fratelli d'Italia e Lega dall'altra parte. Meloni e Salvini hanno smentito, hanno assicurato che va tutto bene e si lavora insieme per questi 5 anni di governo a guida centrodestra. È davvero così? O le tensioni determinate da questi possibili futuri ministri potrebbero creare dei malumori all'interno della coalizione? Guardi, io penso che all'indomani delle votazioni sicuramente c'è chi è rimasto più contento, chi un po' meno, in base anche al risultato portato a casa. Però va detto che oggi il centrodestra ha la maggioranza in Parlamento e questo è un dato vincente per tutti, a prescindere, perché insomma, se avesse vinto il centrosinistra o se si fosse creata una situazione di instabilità sarebbe stato per noi molto peggio, invece il centrodestra ha vinto. Il governo probabilmente sarà appunto guidato da queste forze e di conseguenza bisognerà trovare una quadra. Sicuramente poi ci saranno magari dei mal di pancia perché c'è chi si aspetta di fare il ministro, chi il sottosegretario, chi più, chi meno. Però detto questo non ci sono scuse, oggi bisogna fare un governo e bisogna portare avanti la guida di questo paese almeno per 5 anni, insomma bisogna completare il mandato dato, non ci sono più scuse perché oggi il centrodestra in Parlamento, sia la Camera che il Senato, ha la maggioranza. Dall'altra, tra i banchi di quella che sarà la futura opposizione, Anna Maria Bigon, si parla di un PD alla ricerca di possibili alleati, si parla del terzo polo, ma si parla anche del Movimento 5 Stelle, quindi la domanda rimbalzerà poi anche su Erika Baldin. Bigon, che cosa succede all'interno del PD che si avvicina a questi congressi e anche alla ricerca di un sostituto di Letta? Beh, noi il congresso lo dobbiamo fare, assolutamente dobbiamo andare avanti per cercare di rinnovare il PD. La prima cosa da fare sarebbe quella ovviamente di cambiare la legge elettorale, perché di fatto insomma si è stati penalizzati anche da questa, non è e non corrisponde alla realtà, perché vediamo anche la Lega che grazie agli uninominali e agli accordi fatti in precedenza si trovano, nonostante il basso percentuale, la bassa percentuale di votazioni che ha preso, si trova ad avere parecchi deputati. Detto questo, allora, da una parte vediamo che loro discutono su quella che è l'eventuale squadra di governo, allo stesso tempo però stanno parlando e mi preoccupa il fatto che il responsabile della sanità dei Fratelli d'Italia a livello politico già abbia detto che non si farà nulla delle case di comunità. Sappiamo che arriveranno in Veneto 100 e arrivano in Veneto 135 milioni per costituirle e già hanno dato una prima linea prima ancora di fare il governo, per cui la preoccupazione c'è da. Fatto questo, noi dobbiamo assolutamente cercare le alleanze per trovare una squadra molto forte e fare un'opposizione vera e pesante nei confronti di questo governo. A che porta busserete? Terzo polo o Movimento 5 Stelle? O ma magari io qualcuno busserà che... la vostra porta, ecco, mettiamola così. Io credo che il Partito Democratico debba valutare bene le varie situazioni, cercare di trovare alleanze che ovviamente condividano con la forza di programma che noi portiamo avanti. Noi dobbiamo parlare con le persone più deboli, cercare di difendere le fragilità che ci sono in Italia. Ci sono 6 milioni di famiglie in povertà, per cui dobbiamo assolutamente pensare a questo. Dobbiamo nasconderci dietro un dritto e quindi cercare di fare sicuramente un'alleanza con qualcuno. Certo, la si farà nel modo più corretto e giusto laddove il programma sarà uguale. Erika Baldin, mi sembra che Giuseppe Conte non sia tanto favorevole ad un possibile accordo con il PD, però abbiamo capito che in politica tutto può succedere. Tutto può succedere nel tempo e lo si vedrà. Quello che emerge da queste elezioni è che il Partito Democratico ha perso, almeno dal mio punto di vista, perché non ha centrato l'obiettivo e soprattutto il target che si doveva dare, ovvero quello di pensare prima bene del Paese, dei cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà in un momento storico drammatico come quello che stiamo vivendo. Ha pensato di più magari all'agenda Draghi o ad altre questioni, secondo me, secondarie per i cittadini, dimenticando appunto temi fondamentali che invece il Movimento 5 Stelle è riuscito ad intercettare, posizionandosi così
come terzo partito del paese, quindi un dato importante. Chiaramente i numeri sono a nostro sfavore essendo in opposizione, quindi sarà comunque assolutamente fondamentale cercare di creare una opposizione, una minoranza forte, decisa, che punti su determinati temi fondamentali, quello della povertà, quello dell'energia, quello dei rialzi di tutte le materie prime e degli alimenti per i cittadini, ma anche di lavoro, salario minimo, diritti civili. Questi sono i temi di cui oggi bisogna occuparsi e non di certo di poltrone o incarichi come si sta facendo invece nella maggioranza che si è determinata da queste ultime elezioni. Adesso arriveremo a parlare di questi temi caldissimi, l'elettricità, il gas e anche in seno all'Unione Europea c'è una discussione, si fatica a trovare una quadra, ma chiudendo il discorso su quello che sarà il futuro esecutivo, Razzolini, le leggo dal sito del Corriere, Salvini e i ministri, Salvini dice troveremo la squadra in un quarto d'ora, e poi c'è questo occhio vigile da parte dell'Europa con Scholz che dice l'Italia non è un esplosivo, rispetterà le regole. Vi sentite in questa fase osservati speciali da parte dei paesi europei, dalla comunità europea? Indubbiamente l'Italia è osservata, ma come sono osservati tutti gli altri stati quando è questione di andare a votare e di fare nuovi governi, perché sicuramente la nostra nazione ha un peso importante all'interno dell'Unione Europea. Detto questo, volevo puntualizzare una cosa detta prima da Bigon, no? Che la legge elettorale ha penalizzato il PD per tutta una serie di motivi. Allora, questa legge elettorale è la legge Rosatellum, che prende il nome dal parlamentare Rosato. Rosato ora con Renzi, ma prima era del PD. Cioè, questa legge elettorale è stata fatta dal PD. Fratelli d'Italia all'epoca aveva votato contro questa legge elettorale, quindi adesso puntualizzare il fatto che questa legge elettorale non va bene, che ha scontentato questo, che ha, cioè, insomma, è una legge elettorale che avete fatto voi, ovviamente non la mia collega che è in consiglio regionale, ma il suo partito a Roma, quindi questo non lo capisco, come non capisco anche il fatto di quel gioco di poltrone che dice la mia collega dei 5 Stelle quando abbiamo assistito, quando eravamo in opposizione, a delle maggioranze molto diverse pur di prendere poltrone per i ministeri, quindi insomma queste cose riferite a noi anche no, ecco, io ringrazio, ma insomma non le accetto, ecco, queste affermazioni. Per quanto riguarda il toto ministri, Razzolini, e poi chiederò anche a Baldin e Bigon, quali sono i nomi che secondo lei, tra i tanti che stanno circolando, potrebbero effettivamente salire in quelli che sono i dicasteri più delicati? E aggiungo, Larry Fink, CEO di BlackRock, dice sull'Italia ci sono, insomma, c'è un cauto ottimismo, sarà fondamentale il nome del prossimo ministro all'economia, che troverà sul proprio tavolo molti dossier caldi. Guardi, io nomi preferisco anche non farne, nel senso che non sono in quelle stanze di bottoni, quindi le dinamiche nazionali le conosco fin là, mi occupo, diciamo, di dinamiche regionali, essendo io consigliere regionale. Sicuramente oggi anche in Veneto abbiamo delle figure, parlo anche di Fratelli d'Italia, nobili per poter fare i ministri, ecco, quindi sicuramente io mi aspetto che la regione Veneto, essendo la regione dove Fratelli d'Italia ha preso più voti, indichi sicuramente delle figure appetibili e capaci per guidare l'esecutivo, ma sono sicuro che ci saranno. Baldin, dicasteri che hanno un'importanza, sono tutti importanti, ma ce ne sono alcuni sui quali si accende proprio questo toto nomi. Ma chiaramente sarà compito dei partiti che hanno vinto le elezioni definire una squadra di governo. Per quanto mi riguarda vedo, insomma, una certa fibrillazione in casa Lega, certi mal di pancia che fanno presagire anche dei cambiamenti a breve nelle regioni governate dal centrodestra. Chiaramente noi ci auspichiamo, insomma, che ci siano delle persone di riferimento di ogni ministero, di castero, sicuramente di peso e competenti, magari al di là dell'appartenenza politica, come abbiamo deciso di fare ad esempio nell'ultimo governo Draghi,
che comunque ha espresso delle figure importanti di estrema competenza, perché in questo momento storico non ci possiamo permettere di privilegiare l'appartenenza politica a quelle che sono delle competenze. Poi è evidente che ci possono essere delle persone che ricoprono, diciamo, entrambe queste caratteristiche che le appartengono, però ecco, spero che si faccia prima di tutto presente alla competenza di ciascuna persona, anziché badare solamente al colore politico, perché in un momento, ripeto, come questo c'è bisogno di guardare bene nei cittadini. Bigone, d'accordo con la collega Baldin? Però voglio precisare una cosa. Intanto la legge elettorale l'ha votata ad ampia maggioranza il governo italiano, per cui di fatto, insomma, non è che sia stato solo il Partito Democratico. Certo è che questo, e l'abbiamo sempre detto, nonostante abbia trovato la maggioranza da parte appunto del governo dell'epoca del 2017, di fatto va cambiata perché non corrisponde a quella che è la realtà. E questo è un dato di fatto, non è che indipendentemente poi da chi l'abbia votato o meno, la realtà è completamente diversa. Dopodiché noi dobbiamo anche cercare di risolvere le problematiche che ci sono sul tavolo, sicuramente faremo la nostra parte a livello di opposizione, ma vedremo la maggioranza come si comporterà. Io credo che molte difficoltà le avranno solo al loro interno, ma anche nei rapporti con l'Europa. Intanto Bigon, Giorgia Meloni chiama il premier uscente Draghi per quanto riguarda quella che potrebbe essere una finanziaria scritta a quattro mani. Come vede questa mossa? Ma io, guardi, credo che comunque Draghi abbia fatto tutto il possibile per cercare di portare avanti l'Italia in questo momento di crisi molto molto pesante. Io vedo una Meloni in difficoltà, lo vedremo sicuramente più avanti, assolutamente, però fare l'opposizione non è come fare il partito di governo. Tra l'altro abbiamo visto negli ultimi anni questo attenuare di varie percentuali di partito, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, perché ricordo la collega che stimo tantissimo anche in Consiglio regionale, però di fatto, insomma, il Movimento 5 Stelle forse ha preso di voti sicuramente maggiori a quelli che ci si aspettava rispetto ai sondaggi di un mese fa, ma ha perso 6 milioni di voti rispetto all'ultima elezione, per cui insomma siamo tutti qua a lavorare indipendentemente dal voto che il Partito Democratico ha tenuto nei voti rispetto al 2018, ma sono la prima a dire che ha perso per quanto riguarda la linea politica, e l'ho detto per prima ancora qualche giorno fa, per cui ecco, ammettiamo le responsabilità di ognuno, ma cerchiamo di lavorare per l'interesse della gente, che adesso la Meloni vada in cerca di Draghi dopo tutto quello che ha contestato, insomma, non mi pare la mossa vincente. Razzolini, non è la mossa vincente? Mossa vincente o non vincente, io credo che come succede nei comuni, succede in regione, succede anche al governo, l'entrante è corretto che vada a parlare ed affrontare certe tematiche con l'uscente, perché insomma pensare di iniziare a governare senza avere un minimo confronto sui temi caldi sia anche poco maturo, quindi andare e fare due parole per capire come stanno le situazioni, capire dei consigli, non è detto che quello che mi viene detto per forza di cose lo devo sottoscrivere e portare avanti come mi è stato riferito. Ovviamente noi abbiamo la nostra testa, abbiamo il nostro pensiero, abbiamo le nostre idee e utilizziamo insomma la materia grigia che chi appunto è chiamato a governare ha, e quindi insomma è giusto, ma un confronto credo che sia sempre giusto, insomma non, io nei confronti a prescindere non trovo mai nulla di negativo, sempre che i confronti vengano fatti con educazione, ecco, quindi perché cosa c'è di male nel confrontarsi? Non è che se io vado a parlare con Draghi vuol dire che a secondo quello che mi dice Draghi, voglio capire delle determinate situazioni, e credo che chi sarà alla guida del governo sia ben corretto che vada a parlare con chi ne esce, cioè non vedo nulla di male. Ovviamente poi devo essere io conscio che devo fare quello che gli italiani mi hanno dato il mandato elettorale di fare, che la mia squadra di ministri con i partiti che mi appoggiano mi chiedono di fare, quindi devo io rispettare gli equilibri, ma non è vita che vado a confrontarmi e a cercare di capire determinate situazioni che ci sono attualmente. Baldin, da parte di Giorgia Meloni una manifestazione di difficoltà o di responsabilità questa chiamata a Draghi? Sicuramente da parte di Giorgia Meloni ci dovrà essere, e lo abbiamo già visto in parte, un cambiamento anche nei toni
e nel senso dell'istituzione che oggi è chiamata a rappresentare. Però quello che mi interessa di più e che credo interessi di più anche i cittadini è qual è il programma di Giorgia Meloni e del centrodestra per arrivare a quest'inverno con dei prezzi che siano cosiddetti accettabili, con una emergenza alle porte che ci chiama ad essere assolutamente responsabili ma anche aperti nei confronti degli altri paesi europei, perché lo abbiamo visto in tempo di pandemia Covid, se non abbiamo tutti una unione di intenti con gli altri paesi è difficile arrivare a una buona riuscita, e questo lo abbiamo visto con il Recovery Fund, col PNRR, cosa che ha portato al nostro paese ad ottenere miliardi di euro per risollevarci. Lo stesso lo dobbiamo fare in Europa con gli altri paesi per chiedere un tetto al prezzo del gas e un Energy Recovery Fund proprio per attraversare quest'inverno. Lo dobbiamo per le famiglie ma soprattutto per le imprese, perché fermi questi siamo assolutamente destinati al peggio, perché evidentemente se non si produce più, e già alcune fabbriche hanno anticipato lo stop alle produzioni, e se le famiglie soprattutto non riescono a pagare le bollette, io credo si creerà un grosso problema nei mesi a venire. Quindi l'emergenza che oggi abbiamo davanti e che deve affrontare questo governo subito, non domani, è questa emergenza legata agli aumenti delle bollette e all'energia che oggi non riusciamo ad approvvigionarci. Baldin, lei auspica una regia europea, dei paesi dell'Unione Europea che si muovano insieme di fronte a queste emergenze, però poi c'è la Germania che così rompe gli equilibri e prepara un piano da 200 miliardi. Questo fa capire come questa Unione Europea a volte, di fronte a certe problematiche, cigoli un po'. Beh, la Germania fa assolutamente bene a predisporre un piano di intervento straordinario di 200 miliardi. Chiaramente non basterà e il nostro paese deve fare lo stesso, ma penso che comunque non basterà comunque anche per l'Italia, per cui è necessario stabilire una linea comune a livello europeo, ma per farlo servono avere buoni rapporti, e questo l'ha dimostrato Giuseppe Conte quando è riuscito ad ottenere, appunto, come dicevo, quei miliardi dall'Europa, il primo paese beneficiario di tanti soldi di debito pubblico comune creato in Europa. Quindi la necessità oggi è che Meloni o chi per lei, chi sarà per lei, si svestino da questi abiti troppo populisti e nazionalisti e cerchino insomma di trovare un accordo comune in Europa proprio per ai fini insomma di una uscita migliore da questa crisi e una risposta ai temi oggi pressanti. Bigon, come legge questo passo in avanti della Germania che crea qualche disequilibrio all'interno della stessa Unione Europea? Insomma, c'è stato più di qualche reazione forte. Ma allora sono d'accordo anch'io che la Germania guarda i suoi interessi e sicuramente può fare e fa anche bene, per carità. Nello stesso tempo noi dobbiamo tener conto che siamo all'interno di un'Europa e l'Europa deve essere forte, deve essere unita e soprattutto determinare quelle linee fondanti a soluzione di quella che è la crisi economica dovuta in parte anche alla guerra, alla post pandemia, ma dovuta tantissimo anche alla speculazione che è in atto. E guardate che la speculazione soprattutto in Italia è veramente forte, ed è questo che il nostro governo dovrà tener conto. Abbiamo un rincaro non solo dell'energia, che può essere conseguenza diretta della guerra, ma soprattutto anche di tanti materiali per l'edilizia, gli alimentari, che nulla che hanno a che fare ad esempio con la guerra o conseguenza di essa, per cui dovremo metter mano anche a questo. L'Italia dovrà fare un piano straordinario anche per questo, mettendo dei tetti, perché non è possibile che materiali o beni di consumo vitali aumentino del 10-15%, sapendo ovviamente che vanno ad incidere soprattutto sulle popolazioni, sulle fasce più deboli, ma deve mettere un tetto e deve intervenire qua. L'Unione Europea deve essere unito anche in questo, ma questo è soprattutto purtroppo un problema italiano. Razzolini.
le ricette per i costi a livello dell'energia sono tre, secondo Fratelli d'Italia. La prima è fare la separazione del costo dell'energia rispetto al costo del gas, e questo è il primo, perché a volte l'energia viene prodotta non sempre con il gas, ma oggi comunque tutta l'energia prodotta tende a seguire quella prodotta con il prezzo del gas, e quindi è un po' una beffa, e quindi bisogna separare il costo dell'energia rispetto al costo del gas. Seconda, la diceva anche la collega Bigon, bisogna che l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea abbiano la forza di mettere un tetto del costo del gas, perché del prezzo del gas, perché io voglio vedere insomma se tutti i paesi europei si uniscono e vanno a dire più di questo tot non può costare il gas, e noi non siamo disponibili a comprarlo, a vedere se non c'è qualcuno che comunque va ad assecondare la richiesta di tutti i paesi in maniera unita e compatta dell'Unione Europea. Sicuramente c'è una contrattazione che viene in favore nostro, e questo è sicuramente importante. Poi diversificare la produzione dell'energia, queste sono le tre ricette secondo Fratelli d'Italia che bisogna attuare per andare a venire incontro sul costo oggi che ha l'energia. Ovviamente poi bisognerà anche cercare di mettere risorse a livello delle famiglie e delle aziende, perché oggi sono in difficoltà. Ieri ero in un ristorante anche hotel, e mi faceva vedere il prezzo delle bollette: da 2.000 euro sono passati a 12.000 euro, una follia. Dove si trovano quei 10.000 euro di aumenti che hanno avuto? Bisogna dare una mano a queste aziende, assolutamente. Dove è una domanda banale, ma è quello che ci si chiede: dove si trovano le risorse per aiutare le famiglie e le imprese a superare questa fase di crisi? Razzolini. Bisognerà fare delle modifiche anche sul bilancio, bisognerà fare dei tagli e consente, penso al reddito di cittadinanza, che va assolutamente abolito, e le risorse di questo reddito ovviamente una parte dovranno sicuramente essere utilizzate per chi ha effettivamente un bisogno, una problematica sociale, perché sono d'accordo anch'io che dentro il reddito c'è chi effettivamente lo richiede perché ne ha effettivamente bisogno, ma ce ne sono tanti che lo richiedono e stanno a casa sul divano, quindi questo assolutamente non va bene. E su questo bisognerà fare dei tagli e cercare un attimo di capire dove poi riuscire a trovare queste risorse. Sicuramente sarà non così semplice, ma se si può fare, insomma, sicuramente sì. E Baldin, si parla di reddito di cittadinanza, e insomma Giuseppe Conte è stato molto chiaro nella sua conferenza stampa post elezione, ha detto: chi lo tocca deve fare i conti con noi. Sì, è singolare di come quando si parli di reddito di cittadinanza, e quindi una misura che va a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, dei più fragili, ci si scandalizzi così tanto, e invece quando si tratta di 100 miliardi di euro in meno legati all'evasione fiscale nel nostro paese, un po' si taccia, un po' si faccia finta di niente, ma soprattutto non si trovano dei rimedi per questo tipo di fenomeno. Credo sia arrivato il momento di andare a toccare certe sacche, ripeto, sono 100 miliardi di euro, quindi questi sì che farebbero la differenza, e soprattutto quando parliamo di diversificare le fonti energetiche, chiaramente noi ci siamo, ma bisogna anche capire di non lasciare adito a false speranze nei cittadini, perché ad esempio se pensiamo di attivare una centrale nucleare, sappiamo che abbiamo davanti, se va bene, almeno 15 anni tra progettazione e poi realizzazione con i vari permessi eccetera, per cui bisogna anche essere realisti, dare delle informazioni il più possibile corrette. Oggi abbiamo più che altro bisogno di puntare sul solare, che è di immediata, diciamo, realizzazione, costano meno e rendono sicuramente di più di altre tipologie, insomma, di mezzi, di attrezzature, ma l'importante, ecco, è, come dicevano anche i colleghi, cercare a livello europeo di fare massa critica, di ottenere un prezzo al tetto, un prezzo massimo al gas, e per quanto riguarda appunto anche l'Energy Recovery Fund, credo sia fondamentale in questo momento ottenerlo. Poi, come ultima istanza, ma spero proprio diventi l'estrema ratio, l'aumento del debito pubblico, che sappiamo essere altissimo, e quindi cercare il più possibile di non andare a strozzare le future generazioni con un ulteriore debito che veramente in questo momento non ci possiamo permettere, e quindi va utilizzato con granularis.
Bigon, sono tanti le possibilità sul tavolo, la lotta all'evasione, c'è chi propone di tassare gli extra profitti energetici, c'è chi porta avanti l'istanza di uno scostamento di bilancio, insomma le risorse per aiutare famiglie, imprese, enti pubblici, perché sentiamo il grido d'allarme che arriva dai sindaci, bisogna da qualche parte trovarle. Ma la prima cosa da fare, io metterei un attimo a mano anche quelli che sono gli stipendi. Noi parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di 500 euro in media che può andare magari una persona che ha un disagio non solo a volte solo economico ma anche sociale, per cui magari sta sul divano perché ha un'incapacità a volte a lavorare e non è solo dovuta a una mancanza di voglia ma anche appunto un disagio familiare, e sappiamo perfettamente che a volte c'è quella invalidità sanitaria e quindi della persona che porta una pensione minima, ma abbiamo tutta una fascia di disagio che non va nell'invalidità al lavoro e che a volte dobbiamo, io ho fatto il sindaco e so perfettamente che ci sono delle famiglie che vanno aiutate, indipendentemente da tutto il resto, quindi non è mancanza di voglia. La prima cosa da fare sarebbe quella di toccare i redditi. Noi dobbiamo e abbiamo in Italia gli stipendi più bassi a livello europeo. Non possiamo permetterci di credere che una famiglia, magari anche appena costituita o non solo appena costituita, prenda 1000 euro al mese di stipendio per persona. Non è più accettabile, sono stipendi bassissimi, la media è 1200 euro. È ovvio che non è questo che giustifica l'aumento, dobbiamo aumentare gli stipendi per pagare di più l'energia, ci mancherebbe. Per l'energia abbiamo detto cosa va fatto, va messo dei tetti, va assolutamente inciso a livello europeo, dobbiamo essere uniti in questo, ma nello stesso tempo dobbiamo dare una dignità alle famiglie, dobbiamo farli vivere dignitosamente e bisogna mettere mano a queste, agli stipendi. Dopodiché è evidente che va aiutato, guarda che l'Europa stanno dando, adesso arrivano altri 21 miliardi di euro, stanno arrivando soldi, non tutti sono debito pubblico, perché una buona parte, una buona percentuale sono fondo perduto. Io mi auguro che questo governo veramente non desfi quelle che sono le case di comunità o magari altre strutture o altri progetti, ma che investa queste somme per un rilancio dell'Italia in modo tale che il ritorno economico ci sia per tutti e non solo per i più ricchi. Baldin, si teme che possa esserci dei problemi della tenuta sociale del nostro paese, che possono esserci delle tensioni sociali, perché la situazione è pesante, ci sono famiglie, rileggo, lo leggo anche a voi, quello che è l'analisi di Coldiretti che parla di un 51% di italiani che taglieranno la spesa del carrello perché non ce la fanno, cioè non si riesce ad arrivare a fine mese, non si riesce a fare la spesa. Cioè, è una situazione a dir poco drammatica, questo aumento della povertà, famiglie che fino a poco tempo fa vivevano una situazione normale, che si trovano costrette a rivolgersi ai servizi sociali dei propri comuni. Sì, questo lo stiamo già vedendo purtroppo. Quindi parliamo di famiglie in difficoltà, di giovani che non trovano lavoro o il lavoro che trovano non li garantisce e non gli permette di avere insomma un salario dignitoso, e quindi anche su questi temi bisogna puntare, diciamo, l'attenzione, come sosteneva la collega. Noi lo diciamo da tantissimo tempo, parliamo di salario minimo a 9 euro l'ora, e questo garantirebbe un sacco di persone da sfruttamento, e soprattutto parliamo anche di giovani con i tirocini, gli stage gratuiti. Io faccio parte di quella generazione di ragazzi che magari hanno studiato, hanno fatto un certo percorso di studi, ma alla fine di questo percorso si sono trovati a lavorare in studi professionali o altro, insomma in condizioni di non poter arrivare, ma non neanche alla fine del mese, neanche la prima settimana, perché appunto se andava bene si pagavano le spese e via. Credo che questa sia ormai una situazione insostenibile, quindi oltre alle famiglie bisogna puntare tanto sui giovani, trovare una modalità affinché un ragazzo o una ragazza che studino abbiano poi le soddisfazioni per quello che hanno studiato, e non invece lamentarsi del fatto che ci sono giovani che non vogliono più lavorare. Non è così, e lo vediamo anche dai dati, perché siamo la regione in Italia che perde migliaia e migliaia di giovani, quindi la
la più grande perdita di giovani la fa proprio il Veneto, ragazzi che emigrano dove riescono a trovare un posto di lavoro più garantito, dove possono essere remunerati di più. Quindi questa è una cosa che va sostanzialmente cambiata, e da qui poi c'è tutto un lavoro da fare su, appunto, sul lavoro per chi invece non è più tanto giovane, a cui va garantito la possibilità, appunto, di continuare a mantenere una famiglia e a costruire un futuro. Razzolini, in qualche modo quella che è l'istanza del salario minimo è un ridare dignità ai lavoratori, ma anche permettere, lo diceva Baldin, permettere ai giovani la possibilità di costruirsi un futuro. Ma sicuramente bisognerà toccare il salario, nel senso che se c'è un'inflazione e quindi se comunque i costi stanno salendo in maniera spropositata, e siccome dovremo ancora vedere quello che succederà da qui a dicembre per quanto riguarda tutto il genere alimentare, perché anche qui secondo me ci sarà una botta che sta arrivando di non poco conto, perché con alcune aziende che lavorano in questo, insomma, ci parlo e mi confronto. E quindi su questo veramente bisogna dare una mano sia alle aziende, e quindi detassare chi fa assunzioni, ma non solo assunzioni, poi bisogna anche dare una mano veramente alle famiglie e ai lavoratori, perché sennò saremo in difficoltà, perché ovviamente bisogna potersi mantenere, quindi non basta lavorare se poi il tuo stipendio non basta a tenere a una vita, insomma, che dove le bollette costano sempre di più, dove gli alimenti costano sempre di più, dove senza far festa comunque non riesci a arrivare a fine mese. Questo è un grosso problema. Sul fatto della mancanza di posti di lavoro e dei giovani che non trovano lavoro, insomma, su questo io ho delle perplessità, nel senso che mi confronto con le categorie. Quest'estate ci sono tantissimi agriturismi, tantissima ristorazione, ricettivo, che non ha trovato giovani, non ha trovato personale. Ma io stesso nel periodo del Covid, quando non avevo il venerdì sera, il sabato e la domenica da presenziare per gli eventi e manifestazioni, perché appunto non si potevano fare, non c'erano, e comunque se ce n'erano veramente pochi, ho dato una mano con un contratto a chiamata, diciamo, a un agriturismo, perché non trovava personale, perché era in difficoltà e non aveva persone giovani che andavano a dargli una mano nel fine settimana, e quindi mi sono dato disponibilità. Ma veramente io tutto questo parlare e dire che ci sono giovani che hanno voglia di darsi a fare, cioè sicuramente ci sono giovani che hanno voglia di impegnarsi e darsi da fare, ma anche l'altro giorno che ero a Caorle, che mi confrontavo con una persona che aveva 3-4 strutture tra alberghi e ristoranti, cioè mi diceva che aveva difficoltà a reperire della forza lavoro, che aveva voglia poi di impegnarsi e di darsi da fare, perché poi magari il sabato no e la domenica no, però uscire prima, cioè il lavoro è lavoro, cioè soprattutto in un'area turistica, è ovvio che mentre gli altri fanno festa tu devi lavorare, però fa parte del lavoro tutto ciò. Ovviamente a queste persone che si impegnano, che si danno da fare, è giusto remunerarle, non dico che lo devono fare gratuitamente o a basso costo, no, questo assolutamente no, però effettivamente io da quello che sento anche nella mia zona c'è stata veramente una difficoltà a trovare forza lavoro, ma non che questi non venissero pagati o sì, insomma, ecco, a basso costo, assolutamente. Io quindi su questo ho qualche perplessità, perché le categorie, insomma, stanno cercando persone, giovani, che hanno voglia di darsi da fare, quindi su questo ho qualche dubbio. Anna Maria Bigon, Baldin e Razzolini hanno aperto questo tema, quello della mancanza, che ha pesato tantissimo sul settore del turismo quest'estate. Abbiamo sentito da più parti questo allarme, non si trovavano giovani da impiegare negli hotel, nelle strutture ricettive della nostra regione, e ci si interrogava sui motivi. Da un lato chi sosteneva che c'è poca voglia di sacrificarsi, è un po' quello che stava evidenziando Razzolini, dall'altro chi puntava il dito proprio sui salari, sugli stipendi troppo bassi. La verità dove sta? Nel mezzo, probabilmente. Probabilmente la verità sta nel mezzo, però dobbiamo tenere conto anche di una cosa, che se noi pensiamo che abbiamo tanti giovani, per fortuna, diplomati e laureati,
magari in Veneto un po' meno, però comunque in Italia ne abbiamo tanti. Non possiamo pensare che il loro futuro sia di investire nell'alberghiero se hanno studiato ad esempio legge o medicina, scusatemi. Allora, tutti noi siamo convinti del fatto che si devono adattare, devono andare a lavorare, ma sono misure stagionali spesso e comunque, perché stagionale è il turismo, perché stagionale sono certi lavori come ad esempio l'agricoltura. Quindi benissimo, devono assolutamente andarci, magari per contribuire alla famiglia, per mantenersi gli studi, eccetera, ma non possiamo pensare che un giovane investa il suo futuro all'interno di una pizzeria o di un ristorante, anche il migliore che ci sia, se magari ha fatto dell'altro e vorrebbe ad esempio andare a lavorare in banca oppure in un sistema sanitario, eccetera, per cui ha studiato. Allora, abbiamo il 70% di giovani, spesso dopo il diploma, non dopo la laurea, dopo il diploma fa un lavoro per cui non ha studiato e si adatta. Tanti giovani che si sono laureati cercano ovviamente di stabilizzarsi con un futuro, un stipendio abbastanza consono per quello che hanno studiato, e credo che non possiamo dargli torto. Andranno sicuramente a lavorare nel ristorante durante l'università per pagarsi gli studi, e devono farlo anche per loro bene, e non solo economico e non solo appunto, ma anche psicofisico e mentale, e anche per crescere bene. Però i giovani che vanno via vanno a trovare posto di lavoro all'estero, soprattutto per, se accettano lavori di un certo tipo, è per imparare la lingua, ma poi si posizionano all'interno dello Stato per fare altri tipi di lavoro, e ne conosciamo e sappiamo tutti che l'esperienza è questa, e comunque prendono molto di più, e questo è un'altra questione, perché oltretutto se mi dite che uno va a lavorare, ad esempio noi abbiamo il lago che è una bellissima zona e tanti giovani ci vanno, a 1200 euro al mese, 1300, va benissimo se abitano in zona per cui non devono pagarsi l'alloggio, ma se devono pensare di pagarsi anche un alloggio per dormire e per vivere in quei 3-4 mesi, credo con gli affitti a 700-800 euro in zona che facciano fatica. Allora, dobbiamo da una parte adeguare gli stipendi, dall'altra dobbiamo dare l'opportunità ai giovani di inserirsi nell'ambiente in cui ovviamente vogliono mantenere la loro vita all'interno di un contesto lavorativo. E guardate che abbiamo un altro problema enorme, che i nostri giovani lavorano sempre più tardi, e questo significa che la natalità viene spostata e posticipata sempre di più, con un decremento, una difficoltà dovuta all'avanzare dell'età da una parte, e dall'altra alla incapacità economica di mantenere la famiglia e di mantenere un figlio. Quindi abbiamo dei problemi che dobbiamo assolutamente affrontare. Erika Baldin, la collega Bigona ha toccato un tasto dolente, perché lo sappiamo, le statistiche ce lo dicono, l'Italia è un paese sempre più anziano, nascono sempre meno bambini, e c'era uno studio che diceva da qui al 2030 avremo dei possibili lavoratori, avremo sempre meno possibili lavoratori, cioè avremo posti di lavoro che si troveranno senza manodopera specializzata o senza, insomma, personale specializzato. Sì, purtroppo questo è un fenomeno su cui chiaramente ci dobbiamo concentrare e fare delle previsioni. Anche in tema di pensioni, credo appunto non si possa più pensare di prendere in giro i cittadini puntando sulla pensione anticipata o via dicendo. È necessario trovare un compromesso. Abbiamo la necessità di portare i giovani alla pensione, cosa che magari in tanti credono di non trovare mai più, e invece dall'altra di far uscire dal mercato, diciamo, del lavoro una sacca di popolazione che ovviamente per raggiunti i limiti di età non può più lavorare. Quindi è un difficile compromesso, ma che bisogna trovare al di là di facili populismi o propagande elettorali. Quindi da una parte tutelare chi ha diritto di andare in pensione ad una certa età, ritenuta consona, e dall'altra garantire però un futuro a queste migliaia di giovani che effettivamente al giorno d'oggi riscontrano più possibilità magari all'estero, anche per quanto riguarda la possibilità di una pensione. È sicuramente un esercizio difficile da fare, ma la politica deve rispondere alle esigenze a medio-lungo termine e non alle esigenze di prossimità, cosa che ha sempre fatto, che purtroppo bisogna assolutamente evitare di fare in questo momento, se vogliamo garantire
un futuro al paese, ai giovani, e non andarci a spopolare completamente come si sta verificando, insomma, negli ultimi anni. Ed è una cosa che bisogna fare chiaramente all'interno del governo e del Parlamento, cercando di radunare, diciamo, tutte le menti che possono dare un contributo sensato sul tema delle pensioni innanzitutto. Razzonini, bisogna bloccare questa emorragia di giovani, o meglio, bisogna fare politiche che aiutino i giovani a far figli. Sì, assolutamente sì, e questo era il primo punto del nostro programma elettorale, ovviamente dopo il problema dei rincari energetici, e quindi poi a livello straordinario, diciamo, questo è diventato di conseguenza il primo punto nostro. Ma se no, se si guarda il programma elettorale di Fratelli d'Italia, il punto numero uno era proprio questo, perché ovviamente se non diamo delle politiche forti sul tasso di natalità e quindi sul far figli, sulle famiglie, su chi appunto ha anche la voglia, perché poi magari ci sono coppie che vorrebbero, però per la paura di non essere capaci a livello economico di sostenere una famiglia si fermano e si bloccano. Ecco, questo assolutamente non è giusto, non è corretto. Se vogliamo dare futuro alla nostra nazione bisogna puntare prima di tutto sul tasso di natalità, sui bambini e sulle famiglie. Questo Fratelli d'Italia lo ha chiaro, perché appunto era il suo primo punto del programma elettorale. Detto questo, vorrei ribadire alla collega Bigon, ma probabilmente questo lo pensa anche lei, tutto il lavoro merita dignità, a prescindere dall'operaio, all'avvocato, dallo spazzino, al commercialista, dal cuoco, all'albergatore. Cioè, a prescindere, questo è importante. E c'è anche da dire che è vero che magari ci sono giovani che escono con la laurea in giurisprudenza, però bisogna anche capire il mercato del lavoro, cioè oggi cosa richiede il nostro mercato del lavoro. Sicuramente se oggi uno esce medico il lavoro lo trova, che dopo magari abbia bisogno di essere remunerato di più, di avere più forza eccetera, su questo ne possiamo anche parlare, ma lì il lavoro lo trova. Però anche su questo bisogna un attimo capire, nel senso, anch'io per carità sono laureato in economia e commercio, però non è stato un problema dare una mano a fare l'aiuto cuoco, il cameriere se serviva, cioè nel senso è sbagliato oggi pensare che se uno si laurea in una facoltà bisogna perché per forza di cose debba trovare il suo sviluppo in quello in cui si è laureato. Cioè, ben venga insomma che questo si possa trovare, però bisogna anche capire in base anche a quello che chiede il mercato del lavoro. Quindi forse bisognerebbe essere più attenti a indirizzare i giovani a laurearsi verso e a fare un percorso formativo in base anche a quello che oggi il territorio lo richiede. Ad esempio, quando io ero assessore a Valdobbiadene, ero anche consigliere provinciale, perché abbiamo voluto aprire a Valdobbiadene un istituto di formazione sull'agricoltura, sul mondo agricolo? Perché appunto noi a Valdobbiadene abbiamo bisogno di figure di giovani preparati in questo, e se la scuola non li formava, non li avevamo. Quindi bisogna veramente molto stare attenti, ma su questo l'assessore Lanzan lo è, a secondare i territori in base alla loro vocazione. Io prima ho parlato di turismo e ristorazione, perché oggi il mio comune comunque è quello che chiede, quindi mi sono stato anche più facilitato io a fare esempi su questo. Però veramente bisogna fare attenzione e andare a creare dei percorsi formativi in base alle esigenze che richiedono i territori in cui vengono collocati. Cioè, a Valdobbiadene è inutile che vado a fare qualcosa sulla calzatura, lì c'è Montebelluna. Io devo pensare a creare della formazione sulla ristorazione, sull'alberghiero, sull'agricoltura, su queste attività qua, per cercare poi di dare uno sbocco futuro ai giovani che oggi fanno formazione e studiano per questo. Perché pensare poi di fare una formazione su degli ambiti dove c'è già piena occupazione o dove non serve, e illudere i giovani che poi escono e sono bravissimi e ci hanno messo sicuramente tutto il loro impegno per arrivare a quel risultato, ma se poi effettivamente siamo saturi, questo è un problema. Quindi su questo bisogna veramente stare attenti. Però c'è anche da dire che oggi chi è laureato non per forza deve, secondo me,
cercare a tutti i costi di fare quello che per forza ho studiato, perché oggi studiare comunque ti apre la mente, ti crea una, sì, insomma, ti dà una cultura che poi puoi sicuramente essere capace, abile a fare tantissime cose, quindi non bisogna avere un pregiudizio, no, io ho studiato questo e per forza di cose devo morire facendo questo lavoro qui. Anche no, sicuramente sarebbe bene che se uno ha studiato quello trovasse la sua, il suo lavoro in ciò che ha studiato, però bisogna anche essere un po' flessibili in questo momento. Bigona, poi se vuole replicare, io però devo fermarmi perché ho la pubblicità e poi torniamo in diretta per l'ultima parte. Grazie, a tra poco. Rieccoci in diretta, vediamo dal sito della Repubblica le immagini in diretta live della cerimonia di annessione dopo il referendum nelle regioni del Donbass. Sta parlando in questo momento il presidente Putin, poi vedremo se ci sono degli aggiornamenti anche su quelle che sono le sue dichiarazioni durante questa cerimonia. Mentre leggo sul sito del Corriere, passiamo da un quotidiano all'altro, è in corso, in concomitanza proprio con questa cerimonia, un vertice per il price cap sul gas, quello di cui stavamo parlando insieme ai miei ospiti, ad Anna Maria Bigone, Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. C'è un'intesa dei ministri sulle misure di risparmio, dalla riduzione obbligatoria della domanda di elettricità ai ricavi di mercato dai produttori di elettricità. Non c'è accordo sul tetto al prezzo del gas, che poi è il vero nodo centrale al momento. Non sembra esserci questo accordo. Bigon, non so se voleva replicare a quello che erano le parole di Razzolini sulla mancanza di volontà, di sacrificio, diciamo così, anche dei giovani che sono laureati ma che magari come prima esperienza lavorativa potrebbero avvicinarsi ad altre tipologie di lavoro. Ma guarda, forse io non mi sono spiegata bene prima. Allora, è evidente che tutti i lavori hanno la stessa dignità e ci mancherebbe altro. Dico solo che ci sono dei lavori che i giovani nostri fanno, e perché si sacrificano spesso, ma che magari li vogliono provvisori, tipo magari nell'area turistica a termine, perché si mantengono gli studi o danno una mano alla famiglia. Però non sempre questi lavori li vogliono fare per tutta la vita, magari vorrebbero appunto cimentarsi all'interno di un lavoro per cui hanno studiato, o magari un altro lavoro, perché poi se va bene fare il cuoco o magari andare a fare l'avvocato invece, che va benissimo, ci mancherebbe, perché la vita dipende tantissimo dal lavoro. Per cui se il lavoro viene fatto con passione dalla persona che lo svolge, indipendentemente dal lavoro che fa, ci mancherebbe altro, perché tutti i lavori hanno la stessa dignità, non c'è primo e ultimo. Ecco, per cui assolutamente su questo non voglio che ci siano fraintendimenti. Dico soltanto che una buona percentuale di giovani non fa il lavoro per cui ha studiato, suo malgrado. Allora, prima di tutto va potenziato, come ho chiesto più volte in regione, l'orientamento scolastico, e questa è una fase, perché giustamente, come diceva anche il collega, abbiamo, non tutti i lavori sono all'interno magari della regione Veneto o dell'Italia, per cui cerchiamo di indirizzare i ragazzi sulla base di quello che ovviamente vogliono fare e anche dell'indirizzo del lavoro che potrebbero trovare. E su questo dobbiamo assolutamente farlo investendo soldi per l'orientamento, e questo va bene. Dall'altro punto di vista però, noi dobbiamo adeguare gli editi, dobbiamo dare l'opportunità a un giovane di far carriera anche all'interno ovviamente di qualsiasi lavoro, ci mancherebbe, di fare la propria strada all'interno di un lavoro che lui vuole fare, perché altrimenti se ne va, e se ne va soprattutto quando non ha un reddito sufficiente per mantenersi e per mantenere la propria famiglia. Perché guardate che noi, mentre all'estero a 23-24 anni riescono a inserirsi nel mondo del lavoro e quindi avere anche una famiglia, qua l'età è sui 30, quindi già siamo in ritardo per quanto riguarda, e questo tiriamo in ballo quello che diceva la collega Erika Baldin sul discorso dei tirocini praticantati, gratuiti o poco pagati. Quindi riprendiamo in mano tutto questo mondo del lavoro, cerchiamo di dare ai ragazzi servizi gratuiti per la natalità, perché se noi facciamo, come abbiamo chiesto in regione, servizi 0-3 anni e 0-6 anni gratuiti, dove la comunità prende in carico il figlio che nasce
Io sono convinta che anche nell'ipotesi di redditi medio-bassi o precari o a termini, insomma, la natalità ci sarebbe molto di più. Guardate, in Germania 10 anni fa avevano lo stesso problema dell'Italia. Hanno adottato 3 misure. Il congedo parentale, che adesso ovviamente è stato modificato, aumentandolo e dando la parità uomo-donna, papà e mamma, e l'assegno unico che è stato introdotto dal nostro governo grazie appunto a Delrio 2-3 anni fa, ed è entrato in vigore nel luglio dell'anno scorso, e i servizi gratuiti. Se noi facciamo queste 3 misure contemporaneamente e ci mancano i servizi gratuiti in Italia, sicuramente daremo un impulso alla natalità incredibile. È questo che dobbiamo fare. Baldina, manca questo sostegno alle famiglie, ma pensiamo al sostegno alle mamme lavoratrici, e quindi la difficoltà sta anche qui in una mancanza di politiche rivolte alle donne che faticano a far combaciare la vita lavorativa con quella familiare. Si torna sempre lì poi alla fine. Sì, il problema che citava la Bigone è assolutamente attuale ed è indispensabile trovare nuovi incentivi affinché i giovani siano appunto incentivati a mettere su famiglia. Questa cosa la si fa semplicemente dando dignità al lavoro, che poi uno decida di fare l'avvocato o decida di andare a lavorare in un agriturismo. Queste due persone devono avere entrambe la possibilità di poter garantire alla propria famiglia un futuro, lo dicevamo prima. Si tratta evidentemente di due mestieri con pari dignità, ma la dignità che va garantita loro dalla politica è quella di poter avere un salario minimo, un salario per cui si possa pensare di creare e mettere su appunto una famiglia, per fare dei figli. Questo tema è poi comunque legato al problema del lavoro, quello della natalità, perché evidentemente se una persona, una volta che ha finito gli studi, inizia a lavorare e non arriva ad avere uno stipendio sufficientemente alto, chiaramente deciderà di spostare l'età per far figli più avanti. Questo comporta il fatto che le donne arrivano in età sempre più avanzata, infatti la media in Italia mi pare si sia alzata, siamo attorno ai 32 anni in cui appunto la donna inizia a mettere la testa, diciamo, sul discorso della famiglia e inizia a voler vedere dei figli, insomma. Quindi tutto si sposta in là, evidentemente a scapito anche della natalità, del tasso di natalità complessivo. Per cui prima di tutto creare degli incentivi affinché le donne possano conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, servizi gratuiti come citava la collega, l'assegno unico, un ottimo incentivo per le famiglie. Forse anche qui queste cose non bastano, perché serve aumentare ancora di più, cosa che negli ultimi anni invece non è avvenuta. Il tasso si è abbassato, mentre gli stranieri in Italia hanno aumentato questo tasso, gli italiani hanno deciso di fare meno figli. Probabilmente questo è anche un fattore demografico all'interno del nostro paese. Bisogna indagare le cause, ma soprattutto per chi invece ha volontà di creare una famiglia bisogna dare tutti gli strumenti in mano, a cominciare da un lavoro dignitoso. Non so, Razzolini, se voleva concludere, abbiamo quasi finito il tempo, però insomma, da uomo, questo sostegno alle madri lavoratrici, ma anche ai padri lavoratori, perché sempre più uomini si prendono cura dei figli e della famiglia, quindi un sostegno a 360 gradi è probabilmente una delle principali cose proprio per salvare anche la tenuta, per tenere la tenuta, salvare quella che è il futuro del nostro paese. Guardi, mi fa piacere perché su questo problema e su questa discussione siamo tutti e tre, tutte le tre forze politiche sono allineate che c'è bisogno di darsi da fare, c'è bisogno di puntare sul tasso di natalità andando incontro alle famiglie e ai genitori. Ieri ero a Montebelluna con il vice sindaco Borgia, su un'azienda che appunto ci aveva chiesto un aiuto, anche perché loro vogliono e stanno dando aiuti, sostegni alle madri, perché la loro azienda comunque vede un 75% di lavoro femminile, e quando danno questi aiuti la gran parte di questi sono tassati, quindi anche su questo bisognerà fare un lavoro, perché poi magari ci sono aziende che vogliono dare una mano, ma a fronte dei 100 euro che danno per aiutare queste mamme sul magari bonus babysitter piuttosto che il bonus
al pranzo, eccetera, si vedono una tassazione elevata che alla fine purtroppo va a smorzare un po' gli sforzi anche del datore delle aziende che vogliono dare una mano. Quindi sicuramente ci sarà tanto da lavorare e bisogna lavorare su questo, perché ripeto, se non si creano figli, se non si creano nuovi nati, questo paese andrà verso il fallimento, c'è poco da dire, anche perché a livello di pensioni, chi pagherà la pensione alle persone che un domani, che oggi lavorano e un domani dovrebbero andarci se non ci sono nuovi nati? Le scuole andranno sempre più verso le chiusure, perché appunto non si può sostenere tutti i plessi scolastici che ci sono oggi, e su questo tantissime altre cose. Quindi sicuramente pensare al tasso di natalità oggi, pensare alle nuove famiglie, ai bambini, è la cosa principale per poter dare il futuro a questo paese. Grazie a Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, grazie a Darica Baldin del Movimento 5 Stelle, grazie a Anna Maria Vigon del Partito Democratico, grazie davvero per essere intervenuti, buon lavoro, a presto. Grazie a tutti e tre e grazie a voi per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.